Buonasera a tutti. Prego, segretario, faccia l'appello. Sindaco Adamo Coppola, consiglieri Ciancio Emidio, assente. Di Biasi Franco, assente. Da Rienzo Maria Giovanna, Di Filippo Giuseppe, Crispino Francesco, Russo Gennaro. Russo. Marciano Pietro Paolo, Cammarota Giuseppe, La Porta Massimo, Di Nardo Eleodoro, Buonora Maristella, Frammondino Luigi, Comite Nicola. Assente giustificato. Abate Agostino, Caccamo Consolato Natalino. Bene, la seduta è valida. Prima di dare corso ai lavori del Consiglio, mi è doveroso fare un intervento in quanto il consigliere Abate in questi giorni di festività natalizie ha ritenuto opportuno fare degli appunti all'amministrazione, in particolare alla mia presidenza. Consigliere Abate, le ricordo che lei sul suo post ha scritto una frase bellissima che io la voglio rileggere proprio perché la condivido. La libertà è però soprattutto conoscenza della verità. E conoscere la verità contribuirà a rendere inefficacia l'arroganza degli altri. Bene. Lei mi scrive su un post la solita solfa e mi dice: in una qualsiasi città normale la conferenza dei capigruppi stabilisce quali argomenti inserire all'ordine del giorno della prossima seduta consiliare e ovviamente inserisce gli argomenti già trattati precedentemente nelle opportune commissioni consiliari laddove esiste anche la minoranza. Conferma quello che lei ha scritto? Bene. Poi non la faccio lunga, chiudo nell'ultimo tratto di un altro suo post. Non sopportiamo più l'abitudine ad ignorare le regole democratiche. Bene. E tutto questo con il beneplacito silenzio dell'informazione, se dovessimo abituarci a sopportare l'abuso costante sulle regole democratiche, diventeremmo complici di un sistema camorristico. Respingo al mittente queste frasi veramente vergognose. Caro consigliere Abate, lei ha fatto il Presidente del Consiglio prima di me e di questi toni io non li ricordo perché sono in questa assise da circa 13 anni e non si è mai verificato. Rimetto a lei veramente una lunga riflessione su queste parole che lei usa e mette su questi e posta su questi social. E andiamo a quella che è la verità. Quello che è il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Allora io la invito ad un confronto, visto che siamo qui dove è giusto che ci si confronta, che cosa stabilisce la conferenza dei capigruppi? Non certo l'ordine del giorno che arriva su proposte del sindaco, della giunta, di un singolo consigliere o di quella commissione che lei ne fa parte o delle tutte commissioni consiliari permanenti che possono fare una proposta, ma pensare che non c'è l'avallo da parte della commissione consiliare permanente e io non metto all'ordine del giorno una proposta, mi deve dire dove è scritto nel regolamento del comune della città di Agropoli. Quando risponde? Ok. La conferenza dei capigruppi è consultiva al Presidente del Consiglio. Le ricordo che le ultime tre conferenze di capigruppo lei era assente, guarda caso. Poi mi richiama e mi dice: devi togliere dall'ordine del giorno perché non è stata fatta la commissione consiliare bilancio, dove il Presidente Cammarota, che per un disguido che poi voglio sentire l'avvocato Cammarota, quali sono i chiarimenti, per un disguido c'è stato poi uno slittamento, ma che ripeto, le commissioni sono consultive, la Presidenza non fa nient'altro che applicare l'articolo 49 del 267 del 2000, che nel momento che ci sono i pareri di conformità
all'atto deliberativo proposto io lo porto in consiglio comunale, è qui che si discute. A lei la parola. Evidentemente è lei che non vuole comprendere o fa finta di non comprendere. Lei ha detto che voleva il confronto, noi ne possiamo fare non uno ma 200.000 in 200.000 comuni ove esistessero in Italia e vedrà alla stragrande, sì, e vedrà che la conferenza dei capigruppo si interessa di tutti gli argomenti che possono essere di questione di interesse del Consiglio Comunale, ma non si permette mai, e dico mai, di portare argomenti tipo regolamenti e similari che non siano transitati per le rispettive commissioni consiliari, altrimenti le commissioni consiliari non avrebbero senso di esistere. Le commissioni consiliari hanno senso, si guardi tutta la giurisprudenza e tutta quanta la regolamentazione che dico io, hanno senso proprio perché devono spulciare e preparare un lavoro o regolamentare o di altra natura, istituzionale, formalizzare determinate regole che possono essere spulciate in un dibattito fra maggioranza e minoranza. Dopodiché, dopo tutti questi transiti nelle varie commissioni consiliari competenti, oltretutto l'esempio che ha fatto lei è una commissione consiliare incompetente, perché stiamo parlando di legge 219 sul piano casa e convenzione dell'edilizia economica e sociale che transita per la commissione bilancio e non per la commissione urbanistica, quindi incompetente, quindi perciò transita per il bilancio e di fatti non deve transitare per il bilancio, deve transitare per l'urbanistica, quella che oggi arriva praticamente. Quindi nella conferenza dei capigruppi, caro signor Presidente, tutti, e dico tutti i comuni funzionano così, se ne può fare una ricerca sia lei e sia voi cittadini, collegandovi in internet, sui siti internet troverete commissioni consiliari e conferenza capigruppo, vedete che il procedimento è esattamente quello che dico io, ma non perché lo dico io, perché è così la regola, cioè prima spulciamo l'argomento, prima ci confrontiamo in commissione e dopodiché in conferenza capogruppo si dà la conferma che tutto è stato regolare in commissione e che può transitare per andare all'ordine del giorno. In Agropoli invece è esattamente il contrario. Poi, per quanto attiene la parola camorristico a cui lei ha fatto scena, perché lei evidentemente oggi vuole fare scena e io sono qua per farla altrettanto, la parola camorristica è riferita a silenzio, cioè chiunque, io quando mando agli organi di stampa le comunicazioni dicendo che noi come minoranza non possiamo lavorare perché ci troviamo in queste condizioni e non si preannuncia praticamente l'articolo o non si dà notizia dell'articolo, quello significa praticamente far parte di un sistema camorristico. La sua scena mi fa ridere, Presidente, questa sera. Sicuramente continua perché devo risponderla, io non faccio scena, è lei che lo fa sui social dalla mattina alla sera, io non lo utilizzo il social, i fatti sono l'esatto contrario a quello che dice lei, perché io applico il regolamento, quel regolamento che lei ha adottato quando sedeva al mio posto e glielo ricordo perché il funzionamento del Consiglio Comunale lei l'ha fatto prima di me. E quando le commissioni non si riunivano, lei portava comunque in consiglio comunale e io da consigliere comunale votavo l'argomento. Mi sbaglio, consigliere Abate? Non rispondo a domande. Ok, non rispondo a domande. Può rispondere anche a domande perché sono chiare. Rispondo a domande, gli dico subito, io le commissioni riconvocavo e nessuno veniva, tu lo sai, venivi solo tu. Fai commissione, in commissione. Allora, un attimo, devo finire di parlare. Fate se devo finire di parlare, devo finire di parlare. Non li poteva convocare. No, li convocavo, ho sbagliato a dire li convocavo. Pregavo i presidenti di commissione di farlo e li facevo convocare. Io, le posso dire soltanto una cosa invece, che io non li convoco. Dopo 5 giorni di aver convocato il Consiglio Comunale con all'ordine del giorno l'argomento, lei ha messo all'ordine del giorno 13 e 14 due argomenti, la cui commissione incompetente si è tenuta ieri, cioè si è tenuta praticamente un giorno prima del Consiglio. No, allora lei poteva e doveva mettere in ordine del giorno tutti gli argomenti che voleva. Ma almeno dico, almeno una volta, prima di fare l'ordine del giorno, sta commissione si riunì. Invece sta commissione non si riuniva, si è riunita comunque ieri, cioè 4 giorni dopo, ed è anche incompetente oltretutto. Deve fare chiarezza perché sennò altrimenti i cittadini non riescono a capire.
La commissione è consultiva. Significa niente, non significa niente, non significa niente. Questa sì. Ma è naturale, ma è naturale, naturale, no, è naturale. Questo è naturale. Non è che è naturale. Lo sanno anche i bambini che la commissione consiliare è consultiva. Allora, però se non la vogliamo consultare, non li creiamo. Sembra che noi portiamo in consiglio con un atto di arroganza proposte che giustamente non sono state vagliate. Questo è l'errore che lei fa. Allora chiariamo una cosa, sì, Presidente, chiariamo una cosa. Certo. Voi in Consiglio portate oggi un regolamento di 16 articoli e oltre che riguarda praticamente l'edilizia economica e sociale. Sì. Nella realtà dei fatti, indipendentemente dalla polemica su cui io insisto per la mia ragione e lei potrà insistere quando certo vuole per la sua ragione, capo, non è transitato in nessuna commissione se non ieri. Questo risponde a vero, sì o no? Allora, io come faccio a negare se non è stata fatta la commissione? Però i miei poteri, quelli di mettere all'ordine del giorno la proposta, lo posso fare sì o no? Certo! Grazie! Certo, che no, è inutile che fai il tribunale, perché lei lo può fare. La verità! Presidente, l'ha fatto per una vita e lo continuerà a fare. Allora, ma la buona norma, il buon senso vuole che transitino prima per la commissione. Io sono il primo a richiamare i presidenti. E allora li richiami definitivamente e faccia fare le commissioni. Che cosa posso fare? D'altronde, lei avrà anche il piacere che non mi vedrà in commissione. Li possiamo sciogliere le commissioni? Che faccio? Mi dia un'indicazione. Questo ne discuteremo l'altro. Ok, quando viene in conferenza dei capigruppo lei lo sa bene che è sempre accolto. Grazie. Allora passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Ah, prego Assessore Modaripassi che fa una comunicazione. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, volevo comunicare a questo Consiglio, ai sensi dell'articolo 15,5 del regolamento di contabilità, che in data 13 dicembre 2018, con delibera di Giunta Comunale numero 351, è stato disposto un prelevamento del fondo di riserva della residua somma di cui questo capitolo risultava, dopo che in precedenza già ne erano stati fatti altre, della residua somma di euro 21.500, questa somma è stata appostata nel capitolo di spesa per la regolarizzazione di litri abitacci, che poi in effetti è servita a finanziare il capitolo di spesa che poi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui parleremo poi al punto 12° dell'ordine del giorno. Grazie. Grazie Assessore. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Interrogazione con richiesta di risposta orale del consigliere ingegnere Agostino Abate al sindaco in ordine alle deleghe attribuite a consiglieri comunali. Prego consigliere Abate. È questa l'ordine del giorno? Signor Sindaco, per poter procedere con fattività alla mia interrogazione, cercare di farla diventare utile per me e per tutti coloro che ascoltano, le faccio una domanda o due domande, se lei intende rispondere, per capire, perché può darsi pure che non ricordo bene e lei l'abbia già detto in altre sedute consiliari. Perché lei ha sentito la necessità di conferire deleghe ai consiglieri comunali ridistribuendole, quindi sottraendole agli assessori e ridistribuendole fra i consiglieri? Veramente una domanda sincera. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Io l'ho fatto e l'ho comunicato agli organi di stampa perché ho immaginato che questo potesse dare un maggior coinvolgimento al lavoro dei consiglieri stessi e quindi che si sentissero responsabilizzati su argomenti specifici potessero dare un maggior contributo, un maggior sostegno al sindaco e all'amministrazione comunale. Quindi l'idea era quella di creare un maggior coinvolgimento nell'attività politica da parte dei consiglieri. Le deleghe assegnate, Sindaco, ne ricordo qualcuna ma non tutte, me li potrebbe ripetere? Innanzitutto ci sta un elenco di queste deleghe assegnate? Sì. È stato pubblicato un elenco? Sì. Delle deleghe, segretario? Sì, c'è un?
Ci sono decreti di attribuzione. Decreti di attribuzione delle deleghe. Io non ne ho mai visto uno. Lei. Dobbiamo verificarlo. Lo verificheremo. Verificheremo che cosa? È stato pubblicato. No, che verificheremo? Non verificheremo se è stato pubblicato la delega, ma la consigliera Abate è stato pubblicato quando abbiamo fatto la conferenza stampa. È stato comunicato a noi. Sì, ma non è stata fatta la conferenza stampa rispetto a questo problema. Esatto, è stato comunicato a noi oppure tramite conferenza stampa o direttamente in consiglio, perché mi sembra che forse in consiglio pure accennato o qualcosa, ma non è stato mai pubblicato niente. Queste deleghe se ne può vedere una, la può mandare a prendere una. In questo momento, insomma, le deleghe non ci sono. Ci sono. E poi gli da famo, evidentemente. Dopo ci che comincia a offendere. Se io l'ho firmato. Le posso vedere una, per cortesia? L'ho firmato il provvedimento, l'ho firmato. Le posso vedere una, quindi la delega, come segretario, me la può riassumere brevemente, cortesemente? Sto parlando seriamente e non sto tentando di mettere in difficoltà nessuno. Sto cercando di capire. Quindi com'è fatta la delega? Si fa riferimento alla materia che è delegata al singolo consigliere sulla materia e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalle sentenze di giurisprudenza amministrativa che ben chiariscono qual è la portata di quel tipo di delega. E i decreti che sono stati sottoscritti dal sindaco attestano pienamente questo. Allora, quindi, il sindaco ha parlato di deleghe, lei ha parlato di deleghe. Su questo quindi praticamente non ci stanno dubbi. Il nostro statuto, all'articolo 32, dice che il sindaco può delegare le sue funzioni a parte di essere singolo assessore o nei casi previsti dalla legge ai consiglieri, l'articolo 32. L'articolo 35 dice che il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o ai consiglieri deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio. Io non ho letto mai di questo all'albo pretorio. La comunicazione in consiglio, anche se irrituale, non in modo formale e sostanziale, è avvenuta, ma ad albo pretorio non ho letto mai niente. Il sindaco testé ha parlato di deleghe, nella intervista a Cirento Channel e anche ad altri organi di informazione ha parlato giustamente sempre di deleghe. Difatti diceva nell'intervista del 9 novembre: chi ha dato la disponibilità come consigliere, io ho consegnato una delega ad ognuno, dice testualmente. Oppure dice, facendo l'esempio, all'avvocato Cammarota che era disponibile, la delega a Tizio che non poteva essere qui tutte le mattine e non poteva dedicare tempo specifico alla delega, tempo alla delega specifica. Quindi è perciò evidente che lei ha conferito delega. Signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, soprattutto a lei, signor Presidente del Consiglio, perché qui si tratta di materia che riguarda il Consiglio. Cioè noi, in mezzo a noi, adesso abbiamo consiglieri comunali che sono delegati per una materia. Lasciamo stare la parolina che il segretario ha ritrovato ovviamente nello statuto nostro, cioè nei casi previsti dalla legge. Ma i casi previsti dalla legge e nei limiti delle sentenze, senza richiamare praticamente quella del TAR, di vari TAR, perché il segretario sicuramente ne conosce molte e più di me, sa benissimo che ci sta una sentenza della Cassazione che dice: in altri termini si realizza un disequilibrio tra l'attribuzione dei consiglieri, cioè parla di incompetenza, di irritualità, perché i consiglieri sono un organo di controllo della giunta e del sindaco, cioè noi consiglieri, non di maggioranza o di minoranza, ma i consiglieri in genere esercitano un controllo sull'operato del sindaco e della sua giunta, perché la giunta è di fiducia del sindaco. Ovviamente ci stanno consiglieri qui dentro, li tengo pure praticamente di fronte, tipo Cammarota, Lele, roba varia, che essendo stati delegati, altri pure, ma non ricordo, che essendo stati delegati esercitano contemporaneamente una funzione delegata, quindi una gestione, anche se non firmano atti esterni, cioè la pigliata per i fondelli è non firmo atti esterni, il firma papà, cioè un sindaco in parola povera, quindi di conseguenza, anche se non firmano atti esterni, comunque però sono, in fin dei conti, praticamente degli esecutivi. Poi vengono qui, si svestono della funzione di delegato ed esercitano la funzione di controllore.
Quindi ci sta una cacofonia talmente tale che la Cassazione dice in altri termini si realizza un disequilibrio tra l'attribuzione dei consiglieri e una confusione di ruoli nel Consiglio stesso, segretario, non c'è un segretario, potenzialmente in grado di turbare la regolare e leale dialettica assembleare e quindi confliggente con il personale interesse dei consiglieri alla salvaguardia delle proprie prerogative che sono prioritariamente rivolte a indirizzare e a controllare l'attività della giunta comunale. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che il consigliere Abbati in questo momento è invidioso che ha conferito deleghe ai consiglieri comunali. Mi sembrerebbe veramente ridicolo se uno potesse pensare una cosa del genere. Pensare invece praticamente che il consigliere Abbate vuole creare zizzania fra consiglieri di maggioranza, non ci penso nemmeno, prima perché li conosco bene tutti praticamente, me ne guarderei bene, oltretutto perché li conosco talmente bene che sono convinto che questa zizzania non si crea mai, quindi non ci tenderei proprio oltretutto. Il problema è uno, cioè vogliamo, Presidente del Consiglio, vogliamo tenere un consiglio comunale capace di fare il consiglio comunale o vogliamo tenere un consiglio comunale che si sveste della veste di esecutivo per la metà dei consiglieri di maggioranza e poi viene qua? Faccia lei, per me non è un problema e non lo sarà. Il problema invece è per la regola, cioè le regole in questo caso vengono calpestate. Non il consigliere Abbate, ma le regole di questa città, le regole della democrazia. Le regole della democrazia. Certo. Regole della democrazia. Bene, sì. Consigliere Abbate, purtroppo per lei io sono stato presente in altri mandati consiliari e gli ricordo che lei senza la delega scritta che è arrivata, che fra qualche minuto il sindaco esibirà, in un accordo politico lei ha partecipato a fare una funzione propositiva di consulenza in qualità di Presidente del Consiglio Comunale nell'amministrazione Alfieri 2007-2012, poi per una sua scelta ha interrotto quella consulenza, come assessore all'urbanistica, in quanto il sindaco, come nel caso che lei sta rappresentando a noi tutti, ha trattenuto la delega, nel caso specifico la delega era l'assessorato all'urbanistico, e lei supportava il sindaco Alfieri in un'azione di consulenza, la vogliamo chiamare così? Io oggi veramente non la capisco, perché nel momento che viene qui in consiglio, nelle sedute precedenti, ma parliamo già di anni, dove rappresenta la figura del consigliere comunale che viene continuamente svilita, mortificata. Oggi abbiamo avuto un sindaco che ha avuto il coraggio di mettere nero sul bianco e di dire chi se la sente, perché questo è un discorso che dobbiamo fare quando poi facciamo le liste elettorali, chi se la sente di dare un contributo per le sue capacità professionali. Sono pronto ad accogliere queste istanze. Questo è stato fatto. Mi sorprende veramente e non la riesco a capire. Prego, sindaco. Allora, ringrazio naturalmente il Presidente che ha ricordato cosa che avevo dimenticato. Avevo dimenticato che l'ingegnere Abbate era stato, diciamo, delegato dal sindaco Alfieri a svolgere il ruolo di coordinatore dell'urbanistica e del PUC, credo anche, se non sbaglio. No. È falso? È falso? Risponde dopo, bene. Bene, però questo corrisponde a verità, perché credo sia del tutto evidente, quindi ha avuto anche lui la delega. Io invece l'ho messa per iscritto, sono qua le deleghe. Aveva necessità di che le leggessi? Sì. Bene. Consigliere Francesco Crispino, delega cultura, beni culturali. Consigliere Maria Giovanna D'Arienzo, politiche sociali. Consigliere Giuseppe Cammarota, sport. Consigliere Luigi Framondino, mercato. Consigliere Loro Di Nardo, manutenzione stradale. Consigliere Maristella Bonora, protezione civile. Consigliere Pietro Paolo Marciano, PUC. Delega. Sì. Allora, vediamo anche qui di fare chiarezza. Io capisco che l'ingegnere Abbate ha voglia di scimmiottare il ruolo del Consiglio Comunale, non di esaltarlo, di scimmiottarlo.
Perché quando io chiamo un consigliere e dico, caro consigliere, mi vuoi dare una mano a leggere la situazione della mia città e mi dai un consiglio su come agire rispetto a questo argomento specifico, perché tant'è la delega, qua non si parla di gestione, non si parla di gestione, non si parla di gestione, si parla di un consiglio che il sindaco chiede a una consigliere comunale che magari perché ha tempo a disposizione e voglia di fare, magari perché ha la professionalità e la competenza, dà un contributo in termini di consigli al sindaco, come giusto che sia, perché d'altra parte il compito del consiglio comunale è anche quello di proporre delle soluzioni, credo che non ci sia niente di male. D'altra parte il regolamento del nostro, il nostro statuto prevede la possibilità della delega e una serie di diciamo, pronunce chiariscono diciamo, anche quali sono i limiti naturalmente, perché è evidente che il consiglio comunale non può svolgere il ruolo dell'assessore, non può svolgere il ruolo del sindaco, non può entrare nella giunta, perché sono altri compiti, altre competenze, ma si chiede a questi consiglieri che ho appena elencato soltanto una collaborazione su consigli da dare al sindaco per fare delle scelte, perché il sindaco possa avere una visione diciamo, approfondita che gli consente, che gli cura un consigliere in particolare, credo che non ci sia niente di male. Quindi di qua poi a voler trasformare in una incompatibilità, addirittura arrivare a parlare di mancanza di democrazia. Ma certe parole penso che hanno un peso e credo che non è il caso di andarle sempre a richiamare, Anche, anche la parola di prima che ha citato il Presidente del Consiglio. Io penso dobbiamo anche, come dire, essere un poco più leggeri nell'azione amministrativa, nel senso che dobbiamo svolgerla con una certa serenità. E non è il caso sempre di andare a richiamare casi limiti, casi estremi. Non è il caso. D'altra parte, ci sono una serie di sentenze che chiariscono in maniera evidente il nostro caso, perché noi può darsi pure che in un altro caso la Cassazione faceva riferimento a un consigliere comunale che faceva atti di gestione o che faceva l'assessore, che ne so, ma nel nostro caso specifico non è quello il caso. Infatti noi agiamo come stiamo agendo, il conferimento delle deleghe ai consigli comunali sono ammissibili sulla base delle norme statutarie dell'ente locale che stabiliscono il riparto di attribuzione tra organi di governo dell'ente integrando ma non derogando tali norme. È evidente che se uno va a fare qualcosa che non deve fare è un altro ragionamento, ma se si riferisce soltanto non ad atti di gestione, non, ma vediamo, ecco, se fa riferimento soltanto a un'azione di coordinamento, di consiglio, di sostegno alla sindaco, non viola nessuna legge, anzi credo che, come ha considerato prima il Presidente del Consiglio, è un fatto positivo, perché, come ho testimoniato all'inizio, significa chiamare a maggior impegno il singolo consigliere, che spesso manifesta diciamo, il suo poco impegno nella poca attenzione forse che si ha nelle commissioni. Qui sono d'accordo con lei sul fatto che le commissioni devono essere più operative. E allora, proprio perché ho avuto la disponibilità di consiglieri invece a concentrarsi in una singola materia e consigliare e dare delle indicazioni al sindaco, penso che abbiamo fatto una cosa buona, abbiamo implementato la democrazia e non tolta e abbiamo reso un servizio migliore alla città. Grazie sindaco, prego consigliere Abbate. Allora, in risposta alla mia interrogazione per dichiarare se soddisfatto o meno, mi dichiaro totalmente insoddisfatto. Totalmente insoddisfatto e richiamo l'attenzione di tutti coloro che mi stanno ascoltando in questo momento la sentenza del Consiglio di Stato con parere numero 4883 reso in data 17 ottobre 2012, quindi recentissima praticamente, che contrariamente alle sentenze che ha richiamato il sito che ricadono negli anni 2004 e 2006 che si rifanno al TAR, dove il TAR giustamente dice sì ma a condizione, tutte quelle condizioni che ha detto il sindaco, il Consiglio di Stato invece ha detto la sola parvenza praticamente è censurabile e quindi non è ammissibile. Quindi andatevi a leggere tutti quanti queste sentenze del Consiglio di Stato, perché giustamente poi le cose cambiano dal 2004 al 2004 la sentenza del TAR, 2012 la sentenza del Consiglio di Stato, ne è passata praticamente di acqua sotto i mulini. Questo documento che evidentemente nelle esperienze passate di altri territori comunali il Consiglio di Stato ha potuto praticamente poi alla fine sintetizzare in questo modo, dice, la sola parvenza di una delega da genere crea praticamente confusione.
Quindi il fatto da me richiamato poi, cioè quello di dire hai dato le deleghe, di parlare di democrazia, è una semplicissima constatazione, osservazione. Per me il Consiglio Comunale può continuare tranquillamente ad andare avanti così, con tutte le deleghe che avete conferito, ma le stesse sono illegittime, creano irritualità, creano incompatibilità. Siccome questa incompatibilità in un contesto di una cittadina come Agropoli non va bene, perché questa incompatibilità in un piccolo comune potrebbe ancora pure andare, perché giustamente la lista ha un certo abbinamento già con il sindaco, che il sindaco costituisce parte di quella lista, mentre qui praticamente abbiamo due teste, da una parte il consiglio e da una parte il sindaco, quindi siamo un sistema bicefalo, le città superiori a 15.000 abitanti, due teste comandano, un sindaco da una parte e un consiglio comunale dall'altra. Se vogliamo decidere una volta per sempre se questo consiglio comunale può e debba essere indipendente, lo facciamo. Se non lo vogliamo decidere, non lo facciamo. Poi, per quanto riguarda il richiamo all'assessorato, perché lì era addirittura una promessa di assessorato, Presidente, addirittura diceva di fatto farai l'assessore all'urbanistica e di diritto fai il Presidente del Consiglio, perché doveva entrare una persona, e lei lo sa, Presidente del Consiglio, doveva andare una persona al posto mio e quindi di conseguenza la mia lista non poteva avere l'assessorato. Quindi io, che avevo pigliato più voti di altre liste che tenevano l'assessorato, la mia lista non pigliò l'assessorato, perché dicendo no, tu te la fai Presidente del Consiglio, non puoi pigliare l'assessorato, perché sennò altrimenti non può entrare questo amico mio. Allora in quel momento io feci 3-4 tentativi, e il Presidente del Consiglio attuale lo sa, per cercare di dare dei consigli in urbanistica, capii che erano del tutto inutili e del tutto praticamente insignificanti, e ne feci tranquillamente a meno. E viva la verità e viva Dio, chi dice la verità e chi non la dice, ci sta sempre praticamente il Padre Eterno per testimone. Grazie, e quindi la mia insoddisfazione è totale. Grazie a lei, consigliere Abate. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, interrogazione con richiesta di risposta orale del consigliere ingegnere Agostino Abate al sindaco in ordine allo stato di abbandono centro storico. Prego, consigliere Abate. Allora, così come dice il sindaco, io vengo a scimmiottare, non ho capito questa parola, un giorno me la spiegherà, o in privato o in pubblico, scimmiottare. Scimmiottare che cosa? Non ho capito. Scimmiottare significa uno che evidentemente non è preparato in coppa una cosa e vuole scimmiottare. Penso che voglia significare questo, signor sì. Studi, Presidente. Studi e saprà cosa significa. Non ho capito. Studi, approfondisca e saprà cosa significa. Perché se c'è uno che deve studiare, chi sei tu, sindaco? Allora, continuiamo. Scimmiottiamo. Allora, qualcuno potrebbe pensare che in questo momento io stia facendo scena per il centro storico. Invece no, mi dovete credere, stavolta veramente io non intendo fare scena per il centro storico. Io intendo comprendere, e comprendere però insieme al sindaco, dalle risposte che poi mi dirà, intendo comprendere giustamente fino a che punto una città come la nostra, sindaco, una città di medie dimensioni, una città quindi non di grandi dimensioni, né un paese piccolo, quindi una piccola comunità, siamo destinati a scomparire oppure ci potremmo praticamente difendere. Le città di medie dimensioni generalmente sono quelle che tendono a scomparire dalla visibilità, perché non sono né di grande dimensione né di piccole comunità locali. Quindi noi dovremmo praticamente dare dimostrazione di avere un ingresso in automatico di economia. Il centro storico è uno di queste possibilità. Il centro storico di Agropoli, non perché di Agropoli, ma perché veramente è un bel centro storico, perché veramente ha un bel tessuto urbanistico ed edilizio ed ha una bella panorama, una bella visibilità, dovrebbe cercare praticamente di far decollare non solo e soltanto l'economia di quel rione o di quella porzione del nostro territorio, ma anche un'economia satellitare che può abbracciare, a partire praticamente diciamo da via De Gasperi, via Piave, la piazza, corso Vittorio, via Pio XI, cioè può pigliare praticamente rigenerazione. Ovviamente però dipende da come noi trattiamo le nostre capacità territoriali, da come noi sappiamo conservarle, da come noi sappiamo curarle, da come noi sappiamo gestirle e come sappiamo soprattutto praticamente organizzarle. Allora chiaramente, sindaco, lei
il servizio televisivo di Cilento Channel, che ha accompagnato un cittadino di Agropoli, l'ha visto tutto, quindi aspetto prima una risposta su quello stato di abbandono e di non gestione che il servizio ha documentato, e ove mai dovesse essere lei omissivo di alcuni particolari, interverrò poi alla fine per ricordargli di io. Così come vorrei ricordargli fin da oggi, fin da questo momento, fin da ora, che io non vorrei sbagliare, ma il Presidente la mia interrogazione ce l'ha agli atti, io non l'ho portata dietro, mi sembra che avevo chiesto di interrogarla pubblicamente, ma avevo chiesto anche una risposta scritta, una relazione. Credevo che me la mandasse nei 30 giorni, nei 25, vabbè, l'ha preparata lì, non me l'ha data fino ad oggi, me la darà oggi, però mettetevi nelle condizioni di un consigliere, avevo chiesto questa risposta, se me la davate questa risposta, pure io praticamente oggi potevo essere più concretamente fattivo e prenderne atto. Questa è una risposta che mi dovete mandare in 10, 15 giorni, 20 giorni, 25 giorni, niente, passano i mesi, praticamente le risposte non arrivano. Se vi sembra che in questo modo si possa andare avanti a fare i consiglieri comunali, non lo so. Vediamo la risposta. Allora ecco qua, preparato, gliela lascio, se vuole, la possiamo anche allegare, diciamo, come risposta al... Sì, gliela leggo. Premesso che con l'interrogazione in parole il Consigliere Comunale ha inteso richiamare integralmente il servizio televisivo effettuato da Cilento Channel, con esso, servizio televisivo, venivano segnalate una serie di criticità, tra cui problemi di viabilità, lo stato della pavimentazione nonché abusi afferenti ad illegittime e abusive occupazioni di suolo pubblico attraverso la chiusura di strade e spazi pubblici con cancelli in ferro. In merito alla viabilità si osserva che l'amministrazione comunale ha istituito molti anni la zona a traffico limitato in tutta l'area del centro storico, tentando di salvaguardare le condizioni dei cittadini residenti. Lei sa bene, consigliere, che tutta l'area del centro storico è a traffico limitato. Un controllo dei vigili verifica l'applicabilità di questa norma, ed in particolare negli ultimi mesi, sapete, sono state messe anche le telecamere che consentono ancora di più un controllo più stringente rispetto all'accesso non regolare nel centro storico stesso, che rispetto a quelle che erano le indicazioni del servizio creava degli stati di disagio, perché effettivamente le stradine molto strette, se c'erano accessi, diciamo, non rispetto a situazioni incontrollate, potevano creare anche situazioni di difficoltà, in particolare la stradina che si rivolge verso, che dal castello, la strada del castello arriva praticamente nel centro storico, se occupata come qualche volta è capitato, poteva determinare delle difficoltà di accesso al cittadino in particolare, che e lì sono state fatte proprio su indicazioni di quella persona, proprio degli interventi proprio per migliorare ancora di più il sistema di viabilità, pavimentando in maniera diversa l'accesso per consentire il parcheggio delle auto dall'accesso, diciamo, al castello fino all'ingresso nella zona ZTL in particolare. E lui segnalava appunto proprio questo, e noi abbiamo siamo intervenuti proprio con un controllo maggiore rispetto a questi accessi e con il posizionamento delle telecamere che hanno ridotto in grande quantità gli accessi stessi. Inoltre il comando di polizia municipale si è già attivato con la proprietà. Poi si faceva riferimento a un'area dove c'era un abbandono di rifiuti, ma non era un'area pubblica, un'area privata, che si trova in una zona dove la telecamera è individuata, quindi un'area privata dove spesso venivano individuati i rifiuti. E il comando di polizia municipale si è attivato con la proprietà dell'area oggetto di abbandono in controllo di rifiuti ingombranti per procedere a un intervento di pulizia che va evidenziato dipende unicamente dall'assoluta mancanza di senso civico da parte di alcuni cittadini, che è perché l'ente offre un puntuale servizio di raccolta di rifiuti ingombranti che nel caso di cui tratti è completamente disatteso. Si è concordato con un intervento con il proprietario dell'area, tra l'altro impegnato in più occasioni ad interventi di pulizia nel medesimo punto, ripreso dal video, che si assume l'onere della spesa relativa alla messa in opera di una ringhiera con impianto di videosorveglianza che possa fungere di valido deterrente per scoraggiare il perpetrarsi di tale increscioso fenomeno di inciviltà. Quindi rispetto,
come dire, agli accessi incontrollati della ZTL, siamo intervenuti con i vigili urbani e abbiamo implementato il sistema di telecamera proprio per consentire, per evitare che si ripeta. Per quel che riguarda quell'area di scarico di rifiuti, si è parlato con il proprietario del terreno dove, come ho detto, veniva fatto oggetto di scarichi abusivi, abbiamo concordato un'azione comune per poter evitare che si ricreano queste cose. Poi, in ordine ai segnalati abusi, si evidenza che quegli abusi di carattere di occupazione di suoli pubblici, si evidenza che gli stessi sono stati immediatamente accertati dal personale della Polizia Municipale, per i quali vi sono precedentemente procedimenti penali a carico dei presunti autori dell'illecita chiusura di strade e spazi pubblici presso la competente autorità giudiziaria. Nello specifico si segnala che il piccolo cancello di ferro posto nell'immediata adiacenza della Porta di Agropoli, accertato dal personale della Polizia Municipale già nell'anno 2016, è stato rimosso dagli operati dell'azienda speciale a 6 dicembre dal personale della Polizia Municipale, mentre il cancello di ferro realizzato tra le vie delle scuole e via Sergente Passero, accertato anch'esso dalla Polizia Municipale prima del servizio televisivo, è stato rimosso dalla stessa persona che inopinatamente lo aveva messo in opera unitamente alla precaria struttura realizzata a ridosso di un muro di confine della pubblica strada. Quindi i due cancelli sono stati tutti e due rimossi. E per quel che riguarda invece la situazione della pavimentazione, voi sapete che nel centro storico ci sta un lavoro in essere, che è quello del posizionamento della rete del metano, e l'ufficio tecnico, sul mio input, ma non da oggi ma da diversi mesi, ho spinto l'azienda incaricata dall'allaccio alla fornitura del gas metano di procedere alla progettazione di una rete urbanistica compatibile con il centro storico, comprendendo anche un miglioramento della pavimentazione, perché gli interventi che hanno spostato i basoli della pavimentazione, poi quando sono stati rimessi in opera, in alcuni casi il lavoro non è venuto in maniera corretta, quindi il ripristino è corretto, e alla ditta è stato segnalato questo intervento che deve essere rifatto e riorganizzato. In un primo intervento parte della pavimentazione è stata aggiustata in maniera corretta, ci sono ancora dei punti che devono essere implementati, ma l'ufficio sta veramente controllando in maniera costante il lavoro sopra Agropoli. Io personalmente, peraltro, sono intervenuto per il posizionamento di alcune cassette in alluminio che contrastavano assolutamente con la bellezza del centro storico stesso, richiedendo proprio alla ditta, per quanto le strutture fossero a norma, ma non, diciamo, fossero anche se corrette, non stessero bene in quel contesto. Quindi abbiamo chiesto anche la modifica e il cambiamento di questo tipo di strutture. Quindi mi sembra che diciamo, rispetto alle richieste che erano state fatte, siamo intervenuti in tutti quanti i casi e abbiamo in parte risolto i problemi. Poi quando si parla però poi di stato di abbandono, anche qui mi sembra un termine eccessivo, perché il centro storico è curato con grande attenzione, abbiamo la Sarim come azienda che provvede a una pulizia costante generale del centro storico stesso, siamo intervenuti come comune nel taglio dell'erba continuo e costante, nel piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutto il centro storico, abbiamo concentrato molto i nostri sforzi anche in termini, poi ne parleremo dopo, per quel che riguarda il castello come punto di centralità di traino del centro storico stesso. Quindi riteniamo che c'è stato non uno stato d'abbandono, ma grande attenzione verso la realtà del nostro centro storico, ritenendo che negli ultimi anni ha avuto un ritorno a uno splendore e a una partecipazione delle persone, che finalmente siamo riusciti a portarle con grande sforzo per gli scaloni fino al castello, ritenendo quindi, secondo noi, che abbiamo fatto un buon lavoro in termini di visibilità e di cura del centro storico stesso. Quindi diciamola per quanto corretta, perché il lavoro deve continuare in maniera sempre migliore e non bisogna mai fermarsi, ma io ritengo che siano stati fatti importanti passi in avanti. Strada ce n'è ancora da fare, ma io credo siamo su un percorso virtuoso e non negativo. Grazie sindaco. Gli lascio. Sì, la lascio al segretario. Sì. Prego, consigliere Abbatti. La lascio al segretario perché poi me la vengo a prendere, non perché il segretario debba funzionare da mio segretario, assolutamente. Non la prendevo così. No. Allora sindaco, io all'inizio ho detto che la mia, questa non era un'interrogazione provocatoria, ma era un'interrogazione propositiva. Difatti parto però con una contestazione immediata, cioè quella in cui lei dice siamo intervenuti in tutti i casi ed abbiamo risolto i problemi, cioè nel senso che
lei ne ha risolto parte di questi problemi, perché poi gliene segnalerò gli altri che erano nel servizio. Io ho detto che abbiamo risolto parte dei problemi, che il lavoro continua. Parte dei problemi, non tutti praticamente. E in più magari dice, risolvessimo tutti i problemi. E in più dice non si tratta di abbandono, ma nemmeno mi permetterei di dire che si tratta di splendore, assolutamente no, se non si tratta di abbandono, ma manco di splendore. Cioè, questo centro storico serve praticamente veramente come punto di decollo, come biglietto da visita, e può innescare, deve innescare un processo positivo per l'economia di Agropoli e per tante altre zone satellitari. Allora le volevo dire e le volevo ricordare sempre che quando nel servizio si segnala un cartello di indicazione turistica in stato di abbandono completo, quello è vero, cioè il cartello si legge e non si legge. Quindi sostituiamolo sto cartello, perché effettivamente è un segno positivo. Cioè il centro storico deve veramente, tra virgolette, con tutte le difficoltà che lei potrà avere, sindaco, per l'amor di Dio, ma deve veramente brillare, cioè deve essere veramente un fiore all'occhiello. Poi mancanza di adeguata segnaletica. Che significa mancanza di adeguata segnaletica? Lei ha messo la zona ZTL, gli orari, sì, d'accordo, va bene, però se non ci sta una segnaletica, diciamo, chiedo scusa, ma penso che questa sia la parola esatta, intimidatoria, cioè nel senso, dice, se tu parcheggi qua, sosti qua, io ti faccio mettere le ganasce, perché? Perché se tu sosti là, la macchina praticamente che deve fare inversione non si riesce a girare. Cioè, quindi io ti devo intimidire, se fai qua sosta, ganasce, praticamente, oppure porto un carro attrezzo e mi porta la macchina, quindi anche questo tipo di segnaletica. Poi, per quanto riguarda una rete antincendio, è la realtà, sindaco, se in caso di già abusi di parcheggio, già ristrettezza di strade, dovesse succedere qualcosa nel centro storico e roba varia, la mancanza di una rete antincendio fa sì che i camion dei vigili del fuoco non riescono a passare, quindi studiatela, vedete come poter fare, praticamente cercate di dare una risposta anche a questa mancanza della rete antincendio. Bisogna dare risposta a questo, è una cosa importante per la sicurezza. Poi dice è stata fatta una discarica, ce l'ha aperta, l'avete risolta, vabbè, meno male, insomma, in modo che questo cittadino giustamente non ne paghi pure le conseguenze, oltre che ne paghiamo noi le conseguenze come città. Lavori privati, cioè le realizzazioni di pianerottoli che invadono la strada e paletti che restringono la carreggiata, penso che su questo dovete pure intervenire, caso per caso, andarvelo a guardare, farlo guardare dai tecnici e dalla polizia urbana, e laddove si è avuto praticamente una violazione come occupazione abusiva bisogna farla rimuovere, perché le strade sono già strettissime. E in questa occasione vi ricordo che c'era una zona dove voi come comune, noi come comune tanti anni fa, tutti quanti, avevamo fatto mettere carico e scarico merci, quindi segnaletica gialla, carico e scarico merci. Questo carico e scarico merci, evidentemente, la gente non ha capito che deve sostare nel momento in cui è da caricare e da scaricare merci, non anche se è da parcheggiare, chi si vanno a parcheggiare in quella zona? E quindi giustamente bisogna farlo effettivamente anche questo, controllare per bene. Poi metano, le pietre che mancano effettivamente sono brutte assai, fatele cambiare, sono pietre praticamente arenarie al posto delle pietre originarie del posto, che non erano arenarie, quindi fatele cambiare, non è che saranno assai queste pietre, perché secondo me non saranno molto. Per quanto riguarda le cassette, come ha detto lei, sono d'accordo, hanno usato alcune volte dei materiali, ma sono stati immediatamente redarguiti, anche perché pure come social mi sembra che tutti quanti si siano ribellati, e quindi pure si è avuto praticamente un certo effetto. Ringhiere che si muovono pericolosamente, ci sono delle ringhiere che si sradicavano dal muro, evidentemente i fermi non erano in condizioni ideali. Poi, per quanto riguarda invece qualche panchina rotta, qualche discarica sotto la pedicola della Madonnina che serve per i locali pubblici, per l'amor di Dio, sicuramente ci sarà uno spazio in cui devono essere depositati questi materiali, però semmai cerchiamo di farlo con un abbellimento, con una bellezza, con un motivo architettonico valido che possa esaltare la pedicola della Madonnina, nello stesso tempo non mortificarla, ma nello stesso tempo dare a quei locali la possibilità di ricoverare provvisoriamente la spazzatura. Poi c'è una scala che nel fossato, effettivamente l'ho riscontrato pure io, è chiusa, è una scala praticamente che prima dell'ingresso che si arrivi poi al castello permette invece di arrivare direttamente sul... non lo so la questione com'è, però fatela aprire, perché onestamente insomma penso che debba essere... Sarebbe un accesso comodo quello, effettivamente. Però cioè, passa per un pezzo di proprietà privata, va ragionato insomma. Passa?
per una parte ci sta la proprietà privata. Perciò, e questo non lo so. Io ve lo sto segnalando, perché alla fine sto dicendo che tutto quello che era nel servizio l'ho ritrovato interessante, molto onestamente, e quindi ve lo sto ricordando, perché è mio dovere in questo momento ricordarvelo. Poi quando si arriva al parcheggio e si gira per arrivare ancora più avanti, ci sta una serie di bidoni che sono un obbrobrio. I bidoni della spazzatura sono un obbrobrio. I bidoni sono proprio una spazzatura. A parte la spazzatura, proprio i bidoni praticamente fanno rabbrividire, tante che sono brutte, insomma. Vabbè, poi il fatto che hanno sottratto le pietre del castello, un cittadino dice che le ha viste e le ha segnalate, su questo io ci credo. Però chiaramente non è che posso dire che vede mettere l'acqua con mitra per un fiallo e pietre, semmai fatele praticamente, diciamo, sistemare alla meglio, in modo tale che non siano di facile scardinamento le altre che sono rimaste di facile distacco. Prima era in uso, eh? Prima era proprio in uso, cioè proprio la parte natura del castello, le pietre erano utilizzate proprio per costruire le abitazioni al suo tempo. Poi, per quanto riguarda il parcheggio stesso, effettivamente, insomma, in periodo non di pioggia, ho visto che era pieno di buche, pieno di avvallamenti, e quindi le conseguenze, le acque si erano formate e ristagnate. È chiaro che non si può usare nessun tipo di pavimentazione. Ma siamo intervenuti comunque. Userete terra praticamente battuta. Abbiamo messo un po' di misto. A terra. Abbiamo messo del misto che asciugasse quelle pozzane. In parole povere, sindaco, bisogna seguire quel centro storico meglio di questa sede. Ho gerito tutto. Va bene. Ho finito. Grazie consigliere. Terzo punto all'ordine del giorno. Interpellanza a risposta orale del consigliere ingegnere consolato Natalino Caccamo al sindaco in ordine al decreto sindacale di nomina responsabile dell'area vigilanza e polizia locale. Prego consigliere Caccamo. Sì, buonasera a tutti, colleghi consiglieri, sindaco, presidente e cittadini. L'interrogazione, appunto, come ha ricordato il Presidente, verte sulla nomina recente del nuovo comandante e del suo vice. Leggerò una dichiarazione riguardo. Come molti sanno, nel socco del buon andamento della pubblica amministrazione si inseriscono gli elementi che reggono e ispirano l'attività amministrativa, ovvero i principi generali di economicità, trasparenza, imparzialità, che in sé altro non sono che il precipitato a livello locale dei dettami costituzionali. Da ciò discende la ratio della norma, della legge, in particolare più precisamente la legge 241 del 90, che regola i procedimenti amministrativi. Vi è proprio quella di fare della pubblica amministrazione e del suo operato una cosiddetta casa di vetro, la cui attività fosse appunto trasparente è pienamente controllabile da tutti i cittadini, quindi ognuno si sente responsabilità di questa dettame costituzionale, questa ispirazione della legge. Nello specifico, l'articolo 3 della legge 241/90, rubricato proprio come motivazione del procedimento, sancisce che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato, compresi gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa, i concorsi pubblici e il personale. All'obbligo della motivazione sono sottratti solo due tipologie di atti, gli atti normativi e gli atti a contenuto generale, per ovvietà di cose. La motivazione, dunque, si pone come un'estrinsecazione propria del principio del buon andamento e dei suoi corollari, quali i principi succitati appunto di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Per questa ragione che in data 4 dicembre ultimo scorso, a seguito del pensionamento del comandante in carica della Polizia Locale, chiedevo motivazione della nomina con atto scritto da parte del sindaco, del nuovo comandante e del suo sostituto. La risposta in questo caso, sbalorditiva, non si è fatta attendere, arriva solo due giorni dopo questa mia richiesta, arriva più precisamente, tempestivi come mai, con la delibera di giunta comunale 339 del 6 dicembre ultimo scorso, una modifica ad hoc del regolamento di organizzazione e servizi, un prodotto di rara sartoria amministrativa dove i criteri di scelta sono ora intessuti perfettamente conoscendo le misure di chi dovrà indossarlo. Nelle nuove regole scompare la dicitura provvedimento motivato che diventa in questo caso, nel nuovo regolamento, provvedimento monocratico, come se poi lo stesso si è da intendere monarchico
e in qualche modo possa sottrarsi al dal dover dare atto alla cittadinanza della motivazione delle proprie scelte. Continuando questa delibera si legge: esperienza richiesta di almeno 4 anni, di cui però 3 nell'ente, dovesse venire qualcuno da fuori, è già escluso. Possedere diploma di laurea, ma siccome non tutti i capo area al momento ce l'hanno, vale in alternativa alla pluriennale esperienza come sostituto funzionario. In futuro però, per il solo comandante della polizia locale, come titolo preferenziale varrà l'aver svolto servizio unicamente nella predetta area come sostituto funzionario per un periodo di almeno 1 anno. Oggi, per ovvietà matematica, tale titolo preferenziale lo può maturare solamente il sostituto attualmente in carica. Insomma, complimenti davvero per il ricamo perfetto e la cucitura a pennello. In definitiva, per quanto mi riguarda, la risposta ce l'ho già avuta e che, tanto per cambiare, è sempre la stessa ed ispirata alla filosofia di sistemare situazioni allora quando si presentano necessità. Pertanto rinuncio alla mia interpellanza, ritenendo inutile e ripetitiva ogni ulteriore risposta a riguardo. Ringrazio, chiedo di mettere grazie, gli atti e di pubblicare. Rispondere. Sindaco, vuoi rispondere? Ma certo. Prego. Rinunciato alla mia interpellanza. Io invece intendo rispondere, perché lei non è che piglia e fa. Allora, siccome è un'interpellanza, Presidente del Consiglio, no, allora, se mi consenta, posso... No, no, ho rinunciato alla mia interpellanza. Lei allora non la doveva fare l'interpellanza, non è che prima la legge e poi dopo non vuole rispondere. Allora, io ho rinunciato alla mia interpellanza, quello che posso chiedere... E lo rinunciava, non la leggeva però. E lei prima ho fatto una dichiarazione. Qual è la preoccupazione? Allora, che non gli va bene la risposta. Allora chiedo al Presidente. La sua preoccupazione credo al Presidente è che la risposta non gli va bene. Sindaco, sono io. Lei si rinunciava. Allora, sindaco, lei intendeva rinunciare all'interrogazione. Non la denunciava l'interrogazione. Non è che prima legge l'interrogazione, Presidente, poi ci sono allora, una risposta. Allora, e che cosa io chiedo? Non intendo rispondere comunque, ma il suo comportamento è assolutamente inaccettabile. Allora, se si vuole aprire un dibattito, consigliere Caccamo, siccome è un'interpellanza, posso chiedere, se il Consiglio vuole, di trasformarlo in una mozione di variazione di questa delibera, e allora quando possiamo tutti quanti discuterne tranquillamente. Consigliere, come al solito dobbiamo continuare sempre a fare le stesse discussioni. Io la prego, nel momento che lei aveva valutato di rinunciare all'interpellanza, si doveva fermare e non fare una cronostoria. Come sempre abusa della mia buona fede. Abusare della mia buona fede, ma noi non abbiamo nessun scheletro nell'armadio. Forse lei non ha capito. Io non mi porto niente da allora, casa. Lei la deve, mi deve far finire di parlare. Io l'ho fatta parlare per circa... Sono io che devo parlare, un'interrogazione. Ho rinunciato all'interrogazione. Allora possiamo, non deve parlare più. Possiamo. Non doveva proprio parlare, questa è la cosa grave. Certo, non doveva proprio parlare. Certo, vi piacerebbe. E la prego di fare silenzio. Certo, ok. Certo. Grazie. Consigliere? No. Grazie. Prego. Quarto punto all'ordine del giorno. Interrogazione con richiesta di risposta orale del consigliere ingegnere consolato Natalino Caccamo al sindaco in ordine a spese natalizie. Prego, consigliere Caccamo. Gli investimenti fatti per il periodo natalizio, nulla in contrario agli investimenti. Ma li voglio brevemente elencare per far capire per trasparenza. La spesa degli addobbi e l'animazione del periodo natalizio si gira attorno ai 100.000 euro, credo dagli ultimi aggiornamenti di bilancio, credo che superi anche questa cifra. Con la precisione, per le luminarie 48.000 euro alla ditta Orlando, per il castello incantato 20.000 euro, più utilizzo del castello e corrente elettrica gratis all'associazione Ercula, per il Natale Gentile 10.000 euro alla cooperativa Argonauta, sulla via del mare altri 5.000 euro all'associazione Gutti, per l'organizzazione, la promozione, comunicazione e pubblicità 8.000 euro alla società Noema di San Gregorio Magno. Molto semplicemente interrogo il sindaco per sapere se la scelta delle iniziative degli operatori indicati sia stata fatta per la scelta appunto sia stata fatta una procedura valutativa tra più offerte proposte tramite ad esempio bando di gara, manifestazioni di interesse o inviti a proporre, se
le imprese incaricate quest'anno hanno avuto anche altri affidamenti negli anni passati e per quali importi e quali servizi. Grazie. Prego, Sindaco. Su questa vuole la risposta? Presidente, giusto un appunto. Io ho annunciato già al consigliere Caccamo che se avesse esagerato nelle cose che diceva, io non l'avrei mai fatto, però se avesse continuato con questa logica di parlare di ricami, di cose, io mi scuso, ma io da oggi in poi agirò per tutelare la mia persona con delle querele. Mi dispiace che lo dico, non lo volevo, però io vado avanti. Lascio agli atti la mia dichiarazione in modo che si possa pubblicare. Allora, per quel che riguarda l'interrogazione, andiamo nel dettaglio a raccontarvi quello che è avvenuto. La prima associazione a cui si fa riferimento è quella che ha organizzato la casa di Babbo Natale, l'associazione Ercola. L'anno scorso ha partecipato a una gara che ha vinto e ha implementato poi quel servizio che aveva vinto tramite una gara ad evidenza pubblica che è fatta dall'ufficio commercio per istituire la stessa casa di Babbo Natale, ora implementata in piazza della Repubblica, la ricorderete. Quindi rispetto a quel progetto che, ripeto, l'associazione Ercole individuata con una gara pubblica ha ripresentato il progetto implementato e cresciuto nell'area del centro storico, in particolare nel castello, e questa richiesta, atteso che non c'erano altre richieste nella stessa direzione, considerato che si trattava di un contributo rispetto a un'associazione, abbiamo ritenuto che, considerato che andasse proprio nella direzione della scelta amministrativa di costruire un meccanismo in Natale Gentile che in qualche modo potesse mettere in relazione i commercianti, l'ente pubblico e per un percorso che avete visto, insomma, che ha perfettamente funzionato, di avvicinare praticamente i bambini ai negozi per meccanismo di marketing, per fare in modo che questi frequentassero e andassero per i negozi, rientrava in questa logica. Quindi per questo motivo è stato dato con... Visto il risultato dell'anno precedente, visto che l'anno precedente era stato comunque scelto a una gara pubblica, si è dato col meccanismo del contributo indicazione all'associazione Ercola, atteso che non c'erano altre richieste nello stesso campo. Per quel che riguarda il luminare, si è fatta una gara pubblica svolta dalla CUC. Per quel che riguarda l'associazione Il Carro, che ha fatto la natività, lì si tratta di un'opera di natura artistica, articolo 63, che serve per valorizzare le realtà locali, e lì non c'è necessità di una gara. Per quel che riguarda l'implementazione, per l'evento del primo dell'anno, c'è un cantante che verrà a suonare, là esiste l'esclusività da parte del manager che gestisce l'artista. Per quel che riguarda invece la comunicazione, noi abbiamo comunicazione, si è individuato con una procedura sul MEPA e non aveva avuto, per quel che riguarda questa amministrazione, nessun altro incarico precedentemente. Per quel che riguarda il progetto Argonauta, che è un progetto molto innovativo che ci è stato presentato in tempi non sospetti a luglio di quest'anno, l'associazione Argonauta la conoscete, è un'associazione che vive già in realtà di Acropoli da diversi anni e ha immaginato un progetto che poi si è innescato in tutto questo meccanismo della Gentile, e anche lì con contributo di 10.000 euro, non ci sono state richieste parallele e quindi abbiamo dato il contributo. Quindi niente di... Stiamo parlando però di un progetto che ha avuto dei risultati, perché a fronte alla spesa che noi abbiamo ottenuto, che quindi di circa 100.000 euro, ma mi pare che abbiamo allestito una città con delle luminarie in quasi tutti, cercando di rafforzare certamente il centro, ma con luminarie in tutte le frazioni della nostra città. L'evento Natale Gentile ha avuto un'ottima risonanza in termini di visibilità, ci sono stati collegati adesso una serie di eventi paralleli, c'è stata questa forte collaborazione con i commercianti, ci sono stati quasi tutte le serie degli eventi, quindi penso che siamo riusciti a tenere animato in maniera importante il nostro centro cittadino. E volevo un attimo comunicarvi però i dati per quel che riguarda il Natale Gentile.
abbiamo ottenuto circa 1000 partecipanti, con persone che prevengono, diciamo, da tutta quanta l'area della provincia di Salerno, e con però provenienze anche da fuori della nostra provincia. Quel che riguarda invece il Castello Incantato, abbiamo avuto fino ad oggi circa 4.000 presenze nel castello, 4.000 presenze, senza contare le scuole e i gruppi organizzati dall'esterno, quindi solo di persone che sono arrivate nel castello sono 4.000 fino ad oggi, quindi supereremo abbondantemente le 5.000 presenze, contate che stiamo parlando di bambini, quindi noi non sappiamo conteggiare quanti accompagnatori avevano sostanzialmente, quindi io ritengo che il numero delle presenze sia stato numerosissimo. Solo il 50% di queste persone non sono di Agropoli, sono da fuori, in particolare Potenza come presenza maggiore. Noi quando conosciamo questi dati, perché quando arrivano facciamo segnare, praticamente li facciamo iscrivere per acquisire da dove vengono con le loro recensioni. Potenza, Napoli, Capua, Avellino, Como, Sant'Angelo dei Lombardi, Lecce, dalla Sicilia, Battipaglia, insomma da un po' tutta Italia. Le presenze, stiamo parlando quindi, vi ho detto, circa 4.000 bambini che hanno avuto accesso nel Castello Incantato. Quindi a fronte di queste spese che abbiamo dettagliato, con procedure assolutamente legittime, abbiamo avuto, credo, una situazione di grande successo sia per la Castello Incantato sia per il progetto Natale Gentile, ma io sono particolarmente felice perché questo è un progetto che nasce, ripeto, che mette in collaborazione l'amministrazione comunale con i commercianti, con gli operatori turistico, strutture turistiche ricettive, mettendo insieme questi meccanismi si innescono delle sinergie virtuose che io sono sicuro nel futuro ci daranno certamente soddisfazione. Grazie Sindaco. Ringrazio la risposta, che però non mi ha completamente soddisfatto, in quanto sono i fatti che parlano chiaro. Io posso capire anche il numero di presenze, però quando dobbiamo parlare di investimenti da parte dell'ente pubblico, che giustamente affronta tante mille di difficoltà, è apprezzabile lo sforzo economico, anzi sarebbe, se sono 100.000 euro, il sottoscritto proporrebbe anche di raddoppiare gli investimenti nel settore di attrazione turistica. Quello che dobbiamo pensare è che però per ogni euro speso deve corrispondere non la soddisfazione di un richiedente, come ho sentito, ma la soddisfazione di una cittadinanza, delle attività commerciali, del tessuto economico, una soddisfazione piena, totale da parte di chi fruisce sia il servizio sia chi lo vive come padrone di casa, diciamo così, come cittadini di Agropoli. Oltre 100.000 euro sono una somma importante per il nostro bilancio, si poteva sicuramente di fare di più. Ecco. Finanziamento regionale, non è del bilancio. Sì, una, della spesa rimane corrente. Comunque. Sì. No, giusto per chiarirlo, sì, giusto, perché giusto, non è una spesa. Ha fatto corrente. Un'ottima correzione. Certo. È giusta, abbiamo avuto anche dei fondi, un cofinanziamento. Certo, ed è giusto, dobbiamo sempre intervenire in questa direzione, dove ci sono fondi, dobbiamo tentare in tutti i modi di poterci approvvigionare, sempre però con merito, perché sempre soldi pubblici sono, e dobbiamo cercare di approfittare al massimo di questi investimenti. Quindi qua concludo con uno sprone a fare sempre di meglio nelle iniziative, nel cercare di coinvolgere quanti più operatori, perché capisco che magari ci sono i richiedenti, si viene col progetto, l'associazione viene e propone magari anche una cosa interessante e meritevole, però credo che l'approccio dovrebbe essere da parte dell'amministrazione più aperto a monte, cioè dire: noi siamo aperti alle intenzioni di investire e aperti alle progettualità, fare un avviso pubblico e comunicare a tutti gli operatori di proporre. Con questo concludo. Consigliere, io giusto per il prossimo intervento. Per implementare, diciamo, la conoscenza, ci sono stati degli avvisi, abbiamo delle delibere d'aggiunta, abbiamo raccolto una serie di progetti. Ma quello che è più importante, abbiamo coinvolto dall'inizio i commercianti, abbiamo chiesto a loro di costruire con noi un percorso di collaborazione comune. Lei mi parlava prima di soddisfazione da parte degli operatori economici, giusto? Bene, io, e qui c'è qualche commerciante che lo può testimoniare, ho fatto forse 7-8 riunioni con loro prima per organizzare questo evento e ho ottenuto inizialmente da loro una risposta quasi negativa, nel senso che non c'era da parte loro la volontà, probabilmente delusi da una serie di meccanismi economici che li hanno feriti e che oggi li
li hanno un po' delusi, quindi stanno un po' giù. Però io sono andato avanti in questa direzione, piano piano ho raccolto una serie di consensi e oggi le posso dire che anche i commercianti stessi hanno deciso di collaborare a questo progetto nostro, ritengo, poi faremo i conti alla fine, ma ritengono siano anche loro soddisfatti. E ritengo che la cosa che l'abbiamo ottenuto, l'ho detto prima, è un maggiore coinvolgimento. Oggi abbiamo innescato un meccanismo virtuoso, quelli che i commercianti secondo me hanno recuperato un poco di coraggio e la volontà di investire insieme a noi per un miglioramento del commercio in città. Però l'abbiamo fatto insieme, l'abbiamo fatto chiedendo loro, l'abbiamo fatto innescando un meccanismo di collaborazione che sta dando dei risultati. Quindi io questo voglio sottolineare, non soltanto l'aspetto economico che incide poco sul nostro bilancio e i risultati in termini di numeri che comunque ci sono stati, però io voglio sottolineare proprio questo aspetto. Io la inviterò alle prossime riunioni con i commercianti proprio per dimostrarle effettivamente quanto è il mio impegno per tirarli dentro, per cercare di farli diventare parte attiva della gestione della città. Grazie Sindaco. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Interrogazione con richiesta di risposta orale del consigliere ingegnere consolato Natalino Caccamo al Sindaco in ordine a intimidazioni e minacce clan Marotta Cesarulo. Prima di darle la parola chiedo al consigliere Caccamo di valutare bene l'intervento, visto che ancora vi sono delle indagini in corso, e la prego di misurare bene le parole, l'intervento. È chiaro. Grazie. Me le ho scritte, quindi non possiamo Grazie. Sbagliare. Quindi, abbiamo appreso tutti dagli organi di stampa, non è un mistero, l'abbiamo appreso anche dai rumori che ci hanno svegliato la mattina, degli arresti avvenuti in questa città. Io credo che questa città debba svegliarsi proprio dalla paura, dalla paura di dirle le cose. Cioè noi dobbiamo affrontare a muso, non dico duro, ma a volto sereno le vicissitudini che accadono in questa città. Con questo mi richiamo anche agli avvenuti fenomeni di furti, danneggiamenti. Sicuramente non siamo a Scampia, Sindaco, già mi rispondo da solo, non siamo a Scampia. Ma non ci dobbiamo diventare come Scampia. Dobbiamo mettere in campo tutti gli sforzi affinché questa città non degeneri, conservi, anzi migliori lo stato attuale. Perché se oggi Agropoli appunto non è Scampia, dobbiamo oggi lottare affinché non ci diventi, perché subiamo una forte migrazione anche delinquenziale che da quelle aree scappa e trova rifugio in queste aree, vuoi per una minore presenza di polizia giudiziaria, di minori controlli, per ovvietà di cose. Quindi seppure subiamo in misura minore questi fenomeni, li dobbiamo indirizzare in maniera netta per quanto mi riguarda. Detto questo, la mia interrogazione verteva specificatamente per chiarire meglio questa faccenda che è accorsa qualche settimana fa. Abbiamo appreso appunto del maxi blitz della compagnia di Agropoli, del ROS di Salerno e degli 25 arresti nei confronti del clan Marotta Cesarulo, con la contestazione di vari reati a titolo, tra cui la 416 bis, associazione di stampo mafioso. Abbiamo appreso da notizie di stampa che tra le persone minacciate risultava lei, Sindaco di Agropoli, che talune indagati avevano già avuto assunzioni da talune cooperative affidatari di lavori e servizi di questo comune. Quindi la mia interrogazione, molto semplicemente, vuole chiedere e far trasparire a tutti, perché la trasparenza in questo caso ci aiuta anche a dire, tiriamole fuori le cose, quali siano state le minacce alle rivolte, quali le pretese e quali le pretese. Se a lei risultano che simili richieste siano state già favorite, avanzate negli anni scorsi con la subseguente assegnazione di posti di lavoro nelle cooperative o con un contributo economico di solidarietà sempre da parte di questo comune. Se lei abbia sporto formale denuncia, querela nei confronti degli indagati, se reputa opportuno costituirsi parte civile e in ultimo le voglio chiedere se personalmente si sia recato in prefettura a discutere con le istituzioni sovraordinate questo aspetto di cui si è parlato, quindi delle cosiddette case che dovevano essere confiscate, anzi credo che lo siano confiscate, in tema che credo che si ricollega all'indagine. Questo molto semplicemente ve lo scrivo, aspettiamo la risposta. Grazie. Prego, Sindaco.
quello che c'è scritto sui giornali è vero. Io ho esporto formale denuncia, querela, su una serie di atti che sono, una serie di azioni che sono avvenuti qui nell'ente e altro. Naturalmente tutto questo, se vorrà saperlo, dobbiamo attendere gli esiti, insomma, di quello che sono gli accertamenti che stanno facendo le autorità competenti. Quindi il contenuto, diciamo, di quello che è avvenuto e il contenuto dei miei esposti sono lì. Ricordo certo bene la vicenda che partiva, non c'entrano niente cooperative, cose varie, vabbè, si trattava soltanto di una serie di sequestri per delle abitazioni avvenute qui ad Agropoli, si trattava di abitazioni confiscate perché acquistate con proventi di provenienza illecita. Queste famiglie, una volta che hanno ricevuto sostanzialmente la comunicazione della confisca, sono andate in difficoltà, perché sono famiglie che hanno difficoltà economiche e hanno avuto come riferimento l'amministrazione comunale, il sindaco, ma poi tutto quello che è avvenuto dopo. Quindi il punto di partenza è il fatto che queste avevano delle abitazioni che sono state confiscate per quello che le ho detto. Io mi sono rivolto certamente alla prefettura, mi sono rivolto a tutte le autorità competenti, sono ordinate per discutere di questo problema, come è giusto che ci sia, perché io credo molto nella collaborazione tra istituzioni, e quindi come tale io mi sono recato in prefettura, in procura, tutto nei luoghi dove era giusto recarsi per discutere di queste vicende. Quello che è accaduto poi nel dettaglio lo scoprirete dopo. Oggi è in corso, quindi sono in corso una serie di accertamenti, ci sono delle contestazioni gravi, lei ha parlato di 416 bis, quindi io oggi dovrò poi, credo, dare ulteriori notizie alle autorità competenti, quindi mi fermo qui. Ho ottenuto però, questo voglio dirlo, non da lei, consigliere Caccamo, non da lei, una serie di attestati di solidarietà. E io voglio pubblicamente ringraziare tutti coloro che hanno voluto testimoniare la solidarietà alla mia persona per la decisa scelta che ho inteso fare in questo percorso, e quindi voglio pubblicamente ringraziarlo. Grazie. Sindaco, prego, consigliere. Sì, prima di dare attestati di solidarietà uno dovrebbe conoscere i fatti, chiaramente. Io, avendo visto più volte con i miei occhi frequentare questo municipio le persone che oggi risultano agli arresti, non pensavo che la situazione potesse degenerare a questo livello, molto francamente. Che le cooperative non c'entrino niente, non sono certo io che le ho messe in ballo. Queste persone chiedevano posti di lavoro nelle cooperative, talvolta molto spesso ottenendoli, e quindi queste cooperative che poi lavoravano per il comune, quindi, come dire, il nesso, poi lo vedremo dalle indagini chiaramente, che sono per ovvietà di fatti segretate, il nesso c'è, e quindi la soglia di attenzione bisogna alzarla e capire bene dove sta l'inghippo, perché sicuramente se per 10 anni le cose sono andate, non dico d'amore d'accordo, ma tranquillamente, sotto un equilibrio non dichiarato, qual è stata la miccia, qual è stata l'inghippo che poi ha fatto, ecco, evolvere la situazione appunto al rango di 416 bis, di associazione mafiosa, che è il solo nominare. Io spesso ho utilizzato, mi avete contestato questa cosa qua, della parola metodi mafiosi, che non vuol dire associazione mafiosa, chiaramente. L'abbiamo detto prima anche con l'ingegnere Abbate. Una cosa è scimmiottare con i metodi mafiosi, una cosa è 416 bis. Significa che realmente qualcuno che conosce bene le cose, pezzi dello Stato, indagando, hanno visto che la situazione è molto delicata. Io per questo ho preferito interrogarla e chiedere pubblicamente
una sua risposta, perché lei viene minacciato in qualità di sindaco, persona. Non penso che le abbia fatto qualche dispetto personale ai signori indagati e abbiano avuto una ritorsione di tipo personale. Sicuramente vengono da lei perché vengono a bussare alle porte del comune di Agropoli chiedendo qualcosa. È questo che dobbiamo capire e affrontare, ripeto, la tematica. Io credo con estrema serenità, perché se noi ci portiamo dal punto di vista di mettere la schiena dritta e guardare in faccia anche queste persone, e dire quel modo di fare non può più essere tollerato. E noi vogliamo guardare in faccia al futuro con più serietà agli aspetti, appunto, che non solo riguardano loro, ma tutti gli altri fenomeni, come le dicevo prima, che avvengono in questa città. Nell'ultima settimana ne ho sentiti diversi, qualcuno è andato, diciamo, a buon fine per le forze dell'ordine, qualcun altro purtroppo a buon fine per i delinquenti. Cerchiamo di migliorare, ecco, la videosorveglianza, la polizia municipale, con il nuovo comandante che vedevo qui, cerchiamo di rafforzare tutte le misure che possiamo avere. Pertanto, diciamo, io mi sento anche qua non totalmente soddisfatto dalla risposta, apprendo le notizie, non ho capito bene se lei si volesse costituire parte civile, sarebbe importante anche come Comune di Agropoli, o quantomeno personalmente. Mi scusi? Siamo ancora in una fase. No, io infatti le sto chiedendo l'intenzione. Non c'è ancora neanche una causa, io ancora non sono stato chiamato. Cioè, ma siamo ancora in un tempo molto... Voglio dire, dobbiamo aspettare il rinvio a giudizio. No? Consigliere Caccamo, consigliere Caccamo. Guardate, le interrogazioni politiche. Cioè, no, io non sto chiedendo al consigliere Caccamo cosa vuole fare. Sto chiedendo al sindaco di Agropoli. Lei ha cominciato a fare una serie di considerazioni che vanno anche oltre. Io non voglio replicare, perché non voglio far diventare l'aula consigliare un luogo di dibattito mio e suo, perché i cittadini che stanno qua... Ma questo lo è, un'interrogazione. Ma lei ha cominciato a dire, sono 10 anni che vi ritecca tutti io... Sono cose io... Cioè, mi costringete poi veramente a perdere... Presidente, che si dice che tutti, io ricevo tutti i giorni tutti i cittadini, e fino a prova contrario queste persone sono cittadini, va bene? E quindi io li ricevo, io ho la faccia di riceverli, di saperli dire no, te ne devi andare, io ce l'ho questa faccia, però io non posso non ricevere i cittadini, è mio dovere farlo. Quindi lei, verranno qua, vengono quando... i tempi che io ho di disponibilità di ricevimento, li incontro, dico tu te ne devi andare, e gli ho detto tante volte che se ne devono andare. Quando poi sono delle richieste anche da parte loro che devono essere prese in considerazione, vengono prese in considerazione, perché anche lì ci sono dei bambini, ok? Anche lì c'è persone che mangiano e non mangiano e muoiono di fame, quindi anche lì sono esseri umani, quindi non andiamo a trasformare tutto il piano. Io li dicevo perché devo capire, con l'aiuto e l'assistente degli assistenti sociali, che conoscono molto bene la realtà, sanno bene quali sono i delinquenti e sanno bene quali invece sono i morti di fame, perché pure là ci sono. E fare un grave atto, prima alla mia persona e poi al ruolo che svolgo, se non sto attento a queste cose. Quindi il mio compito è cacciare fuori il delinquente, ma tenere in grande considerazione la persona in difficoltà. Ecco perché io ricevo tutti quanti, che devo capire. Non cominciamo a dire, quelli li vengono tutti i giorni qua e 10 anni da mo' che è successo. Non è questo l'atteggiamento, la prego, consigliere Cacca. La prego. Grazie, sindaco. Sesto punto all'ordine del giorno. Approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Caccamo, Abate. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Caccamo e Abate. Settimo punto all'ordine del giorno. Surroga consigliere dimissionario Pizza Monica e contestuale convalida dell'elezione a consigliere comunale della signora Botticchio Giuseppina. Relazione il sindaco. Prego, sindaco. Va bene, invitiamo il consigliere Botticchio. Dobbiamo votare. Allora mi trovate impreparato rispetto a questa sindaco. Cosa. Okay. Nella voglia la proposta è tua, sindaco. La voglio far arrivare prima che... Allora, credo la proposta è di surroga da parte... Surroga da parte del consigliere Botticchio al dimissionario consigliere Pizza. Ci sono state fatte tutti gli atti propedeutici, immagino, certo, le dichiarazioni, certo, cose, dobbiamo soltanto votare, certo, per l'accesso. Certo, allora chiamo il consiglio al voto, chi è favorevole...
unanime. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanime. Allora chiedo al consigliere Botticchio di sedersi nei banchi del Consiglio Comunale. Gli auguro buon lavoro, consigliere Botticchio. Vuole la parola consigliere Botticchio per un saluto? Sì. Sicuramente. Prego. Non so se funziona quel microfono, funziona. Forse questo qua è il primo, mi sa che funziona. No. Dalla linea di sotto non funziona nessuno, mi sa. No, vabbè. Buonasera a tutti, grazie sindaco, grazie presidente, saluto la giunta, i colleghi consiglieri e più saluto la platea che è bella ricca di persone, mi fa piacere perché parecchie persone sono venute per me. E tante persone per strada mi chiamano, e effettivamente è come è una responsabilità che mi avete affidato. Io sono stata candidata un anno e mezzo fa, quasi due anni fa, nella lista Coppola, invitata da Adamo Coppola. Io sono stata felicissima di essere candidata in quella lista e poi purtroppo la lista Coppola ha preso quasi 4.000 voti, però io per poco non sono entrata, ma va bene così. Poi ci sono stata la composizione della giunta, dove io speravo che la signora Pizza, anche come quota rosa, giustamente spettava la lista Coppola una donna, e questo è sempre per rispetto del voto di genere. Però niente da fare, e quindi poi Monica Pizza è entrata a fare il consigliere. Però strada facendo ci sono stati dei dissensi, dei problemi, questo il sindaco ne dovrà prendere atto. Ma non perché la mia mancata elezione, sì, a me piace fare politica, l'ho guardata sempre da lontano, non ho potuto mai affacciarmi più di tanto perché le responsabilità di una famiglia, i figli, bisogna pensare alle cose primarie, perché la politica io la intendo come passione a servizio della gente, quindi non pensavo mai che ci potesse essere addirittura magari anche delle opportunità per se stessi, cioè io fuori per me oggi che sono un'istituzione, io perdo tutti i diritti di cittadino per chiedere qualcosa, perché non sono un cittadino, sono un'istituzione. L'istituzione deve rinunciare a se stesso, non può favorire né la sua famiglia né i suoi parenti, e quindi diciamo è un sacrificio, e lo può fare chi veramente sposa la politica come passione. Io ho assistito prima ai dibattiti, il consigliere Abate, è quell'area tesa dove si potrebbe veramente eliminare, perché io sai cosa vedo, noto che si perde l'interesse vero, quella della crescita del territorio, cioè badare al territorio, badare veramente agli interessi. Sapete io a chi dedico questo primo consiglio comunale? Lo dedico al sindaco Pescatore, dove io 6 anni ho collaborato con lui, dove si parlava solo esclusivamente di progetti e di crescita. A un altro mio amico, Michele Voria, scomparso da poco, dove io ho avuto modo di frequentare queste persone per la politica. Lo dedica a Luigino Di Marco, grande sindaco, il sindaco della gente, dove lui toglieva il tempo al suo lavoro per dedicarlo alla gente. E infine al caro amico e compianto Paolo Serra. La mia azione amministrativa.
la mia azione amministrativa sarà in funzione di queste persone che mi lasciano una grande eredità di amore verso gli altri. Oggi cosa posso dire? Ho l'amarezza dell'ospedale. Io poi chiederò al Presidente se avremo in futuro un consiglio monotematico, perché devo seguire l'ospedale. Io sono stata a San Giovanni Rotondo un mese fa, un paese sperduto, però lì hanno il loro ospedale, quindi c'è sempre la speranza. Sono una persona serena. Molte mi hanno detto: ma tu vai lì a fossa di... Non credo, in ognuno di noi, anche in voi, ci sarà sicuramente la parte, come me, come abate, la parte buona e la parte... L'unica cosa, cerchiamo di rinunciare a noi. Mi appello alla vice sindaco, dottoressa Serra, che ho ascoltato su Facebook il messaggio ai giovani. I giovani non sono molto contenti negli ultimi tempi, perché un giovane, quando non si vede che può partecipare a un concorso pubblico dove c'è un posto di lavoro, dove i genitori si laureano i propri figli e sperano, facciamole queste azioni, cerchiamo di rinunciare a noi. Noi che siamo seduti qua non possiamo, non dobbiamo mai pensare di prendere qualcosa per noi, mai, mai. Questa sarò io, vera. Io non mi sono scritta niente, ho messo degli appunti così. Ecco, forse non si sente bene. Scusate. E quindi questo sarà. Il mio pensiero va alle scuole. Vorrei rivolgermi alla dottoressa Lampasone. Non possiamo, un assessore che... Cioè, mi scusi, dottoressa Lampasone, ma... L'assessore alle scuole, alla pubblica istruzione, deve essere presente, cioè è una responsabilità, bisogna dedicarsi. Io ho fatto un giro di qualche scuola, sì, sento un castello incantato, i soldi, però l'altro giorno mancavano le sedie, cioè mancano le cose prima, noi dobbiamo dedicarci. Non è che io vengo qui perché devo attaccare a uno, devo attaccare a... Adamo Coppola lo sapeva quando mi ha chiamato a fare, io sono appassionata, il mio lavoro sapete perché mi riesce, perché lo faccio con passione. Quindi spogliamoci degli interessi che possono interessare le famiglie, i parenti, politica per le persone. Io per arrivare qua ne ho fatte la strada, anche per dire, perché voi immaginate essere donna, essere ma noi viviamo nel Cilento. Le quote di genere, ma voi vi pensate, se non mettevano un voto di genere, uomo e donna, e qua 10 anni sono stati solo uomini. 2007, 2010, avete visto una donna amministratore? Mai. Molte volte le vediamo nel palazzo che pigliano qualche posto di lavoro, ma non si fa così, non si fa. Sono loro, dobbiamo rispettare loro, perché loro ci delegano a noi qua. Io sono più diretta, loro sono tecnici, io sono diretta, io vi guardo negli occhi e non abbasserò mai lo sguardo. Non sono una persona che aggredisco, una persona un po' sensibile. Devo rinunciare a me per gli altri. Mai la politica, se incomincia così, finiscono pure in discussione. Ci saranno discussioni sulle scelte, ma gli odi si placheranno. Quindi i giovani possono, dottoressa Sera, lo dico a lei, possono avere la speranza che domani esce un bando. Ci sono 5 posti al comune di Agropoli. Sarà dato ai giovani di Agropoli che non votano, che non... cioè, te capito? Non è detto quello mi vota, quello mi dà. Io ho preso 197 voti, ho ringraziato 2000 persone. La gente, anzi, chi non mi vota, io voglio ancora più rispetto. Perché? Perché si ricrederà la prossima volta mi vota. Ma sudare, piglia e dà, e finiamola. Cerchiamo di cambiare rotta. Siete d'accordo? Vorrei una risposta da qualcuno, se no che la faccio un monologo. Ecco, questo è. Dottoressa, prego. Facciamo intervenire la dottoressa Serra, poi se la dottoressa Lampasone e il sindaco poi. Certo. Prego. Saluto tutti, soprattutto saluto te Gisella che entri in questo contesto. E io ne sono felice perché un'altra donna in contesto politico, le donne non sono state mai tanto rappresentate e me ne compiaccio molto.
Certamente tu mi richiami alla memoria mio fratello, di quale io sono una devota conservatrice di quella memoria, pertanto mi ricordo tutto, so quello che sono, quello che siamo stati e quello che voglio essere, di questo non ho dubbi. Quello che dico a te, ognuno di noi ha il dovere di partecipare al consesso pubblico mettendo la propria parte. E ognuno risponderà del proprio operato in prima persona. La responsabilità può sembrare globale, ma sempre individuale. Allora, quello che io invito a fare tutti è non tenersi fuori dai consessi politici, entrare nei consessi politici, perché il confronto sicuramente migliora tutti quanti noi. E ognuno di noi ha il dovere di fare la sua piccola parte. Io non credo che nessuno di noi può fare delle battaglie da sole, vincerle da soli. Bisogna stare insieme, imparare a stare insieme, aggiustare quelle che possono sembrare delle storture, delle superficialità, perché sai, le persone, nessuno di noi è perfetto, non lo siamo noi per primi. Certamente se noi abbiamo partecipato con sudore, con speranza in queste campagne elettorali, proprio perché dovevamo portare parte di noi anche nella politica, oltre che nel ruolo civile e sociale che abbiamo. Io credo che nel mio piccolo, ma come ognuno qui dentro, porti il suo piccolo o grande contributo. Se lo facciamo tutti bene, sicuramente c'è speranza per i giovani. Ma quello che ti ho detto più volte, anche in contesti al di fuori di questo, è che noi non siamo quello che diciamo di essere, noi siamo quello che facciamo. Quindi alla fine la coerenza pagherà per tutto. E quindi facciamo tutti quanti bene il nostro dovere, aiutiamoci anche a farlo meglio, perché non è detto che ognuno di noi nel suo ruolo possa essere perfetto. Tutto si può migliorare, anche in questa città come in tutte le città del mondo. Ci vuole la buona volontà. Io ad esempio umilmente, nonostante avevo una montagna di responsabilità, perché come fratello un uomo che ha fatto della sua vita un esempio, eppure io molto umilmente mi sono messa al servizio della gente, sapendo che non è la stessa cosa, oppure è una cosa diversa. E questo è l'invito che faccio anche a te, lo rinnovo a tutti quanti noi. La politica è partecipazione, democrazia, miglioramento e confronto. Non deve mai essere scontro, in politica non ci sono nemici, ci sono persone che possono avere delle posizioni diverse, ma anche nelle posizioni diverse, ho imparato anche come lavoro, nel mio lavoro da medico, con i miei collaboratori, anche il modo di fare, se c'è qualcosa che può sembrare agli altri non utile, rendiamolo utile. Questo è il piccolo consiglio che mi sento di dare, dandoti il benvenuto in questo consesso che, come vedi, comunque ti accoglie con una maggioranza, mi pare, totale. Grazie. Grazie, Assessore Serra. Assessore Lambasuno. Allora, ben arrivata Gisella, ti faccio i miei migliori auguri. Grazie. Come la dottoressa Serra. Facevi parte di noi già in campagna elettorale, quindi ti abbiamo ritrovato come amica. Non so cosa ti riferivi quando hai detto precedentemente che dovevo essere più presente, anche perché il fatto delle sedie, il castello, insomma la presenza, penso che in questi 18 mesi parlare con i dirigenti che non sono presenti, altrimenti l'avrebbero detto. In ogni caso, nella mia particolare assessorato sono stato sempre presente, e non solo, perché come ha detto già la dottoressa Serra, è importante la collaborazione di tutti, e questo l'ha dimostrato il nostro sindaco dando le deleghe ai consiglieri, che è un qualcosa sicuramente di nuovo, forse prima era stato fatto in maniera diversa, oggi è stato fatto, Adamo si è assunto delle grosse responsabilità, anche diciamo delegando in maniera scritta e non solo formale a voce, e ha fatto benissimo, anche perché questo significa che collaboriamo tutti insieme. Adesso ne farai parte anche tu, e quindi la collaborazione di tutti, cioè se va bene la nostra città è grazie all'aiuto di tutti. La campagna elettorale è finita, qui nessuno fa campagna elettorale, nessuno cerca consensi o assensi, e questo penso che parlo a nome di tutti, perché ormai siamo una grande famiglia. Mi sento, questo è il mio primo mandato, quindi io onestamente mi sento di far parte di questa famiglia. Ho conosciuto singolarmente tutti i consiglieri,
abbiamo vissuto in questi 18 mesi a braccetto e in, tutti insieme, e penso che quello che si sta cercando di fare, anche a fatica, perché ci sono tante cose che, come dice il nostro sindaco, c'è tanto ancora da fare. Siamo forse solo all'inizio, però cerchiamo di farcela, di mettercela tutta, di collaborare, e penso che tutti i consiglieri stanno dando una grossa, una grossissima mano. E noi come giunta, io penso che a nome di tutti ringraziamo i consiglieri che si stanno impegnando, ma anche quelli che non hanno preso una delega, come il consigliere Di Filippo, sta lavorando moltissimo in collaborazione, sappiamo benissimo quello che hai fatto tutti, con il carro, con le associazioni che già faceva parte prima, quindi tutti si stanno impegnando, consigliere Russo, tutti si stanno impegnando, quindi questa è una collaborazione per la città. Penso che questo sia un'amministrazione che sta lavorando per la gente, quindi non mi è piaciuto quando dici sembra che noi, no, noi stiamo lavorando tutti, tutti insieme, quindi ti accogliamo tra di noi sperando che insieme, senza nessuno scontro, come ha detto la dottoressa Serra, perché l'importante è confrontarci, ma non scontrarci, ma questo è per il bene della nostra città, perché ne facciamo parte, oggi noi siamo consiglieri, siamo amministratori, ma siamo soprattutto cittadini, quindi la miglioria della nostra città, del nostro, diciamo, noi viviamo qui tutti, quindi non lo facciamo soltanto per la gente, ma lo facciamo anche per noi, quindi la collaborazione, quindi mi auguro, questo è il mio augurio, ma ti conoscevo già prima, quindi sono sicurissima che ci aiuterai, darai un grosso contributo, come ha detto la dottoressa Serra, e insieme lavoreremo ancora meglio per migliorare questa città. Sì, no, grazie, fa piacere che ho sentito la tua voce, perché ho partecipato a tanti consigli, non l'avevo mai ascoltata, mi fa piacere sentire. Bene, il sindaco. Discorso. Posso concludere lei? Vabbè, io concludo, forse vuole parlare prima il sindaco. No, vabbè, io intanto sono consigliere comunale, forse la mia posizione, io entro da indipendente, la mia posizione resta indipendente, quindi anche perché la lista Coppola, Monica Pizze, io entro su una dimissione, non è che entro in pompa magna, cioè entro su una persona che è andata via, una persona che aveva dei progetti per la città e che ha fatto una dichiarazione, l'abbiamo ascoltata tutti, non è che me lo invento io. Quindi anche su rispetto di ciò che è stato, insomma, delle situazioni che si sono venute a verificare, la mia posizione è indipendente, voterò gli argomenti sempre quelli validi per la città, non voterò mai quelli che non sono validi per la città, non ho interesse io a questo. Quindi su Monica Pizza, cioè Arissa, Monica Pizza o dottore Ciangiola, figura, lo dirò sempre, hanno preso 1500 voti, dove sono? Vedete in banchi qualcuno? Cioè non ci sono, quindi vuol dire che c'è stato una sorta di fallimento in un certo senso. Quindi io prendo una posizione intanto a costruzione dell'amministrazione, non a distruzione, perché non è che mi dica, cioè sono contro, indipendente cosa vuol dire? Stare lì, valutare la minoranza, valutare la maggioranza, guardare, ecco come mi appello proprio alle parole della dottoressa Lambasoni, collaborazione fattiva, perché l'amministrazione va avanti con la mia collaborazione, cioè vengo chiamata per una protesta per l'ospedale, perché non si sa ancora nulla, piano ospedaliero approvato, Mangropoli non si sa, che ecco, allora lì il sindaco mi deve chiamare pure la notte, perché Gisella in macchina andare da De Lu combatte, cioè nelle cose propositive, io ci sono, quindi indipendente non vuol dire stare contro, assolutamente no, contro agli abusi sì, quelli mi troverete sempre contro. Io... Grazie consigliere Botticchio, grazie. Voglio sindaco. Rapidissimamente, che sono tantissimi gli argomenti, voglio ricordare alcune cose al consigliere. Consigliere Abate, abbiamo ancora parecchi punti all'ordine del giorno, lei lo sa che io... Devo dare il benvenuto pure io. Va bene. Io voglio soltanto dire velocissimamente che il consigliere Botticchio innanzitutto mi fa molto piacere perché... di vederla qui, perché come lei ha detto io l'ho candidata, nelle nostre liste è stata eletta, lei ha firmato insieme a noi un programma elettorale che è la nostra Bibbia, il nostro punto di riferimento, oggi dice che rispetto a quel programma elettorale io la richiamerò, nel senso che se le nostre azioni amministrative saranno conseguenziali a quel programma elettorale io la richiamerò a votare,
Perché lei quando mi parla di dipendenza e mi viene a dire se è bello il provvedimento lo voto, se è brutto, questo è un fatto soggettivo. Perché lei non è che ha in sé la realtà, diciamo, o assoluta, no? Cioè ogni provvedimento può essere, diciamo, considerato in un modo, no? Quindi ed è talvolta vero anche tutto può essere il contrario di tutto. Quindi quando lei mi viene a dire se valuterò se il provvedimento è per la crescita di Agropoli, lo voterò. Se è contro, che se no, questo è un fatto la palissiano, no? È evidente che... Non si dimentichi, Monica Pizza si è dimessa e andata via per progetti che lei aveva... Consigliere, sto parlando, io l'ho interrotta. L'ho interrotta mentre lei parlava. Le prego di non interrompere. Quindi, stavo dicendo... Quindi, quando lei mi viene a dire se questo è per la crescita e quell'altro non è per la crescita, io la richiamerò soltanto sul programma elettorale che lei ha firmato insieme a me. Noi siamo candidati con un programma elettorale, giusto? Quindi lei può anche decidere di smentire, perché sì, io prima mi sono candidato con quel programma, l'ho visto, l'abbiamo costruito insieme, l'abbiamo fatto, ma oggi non va più niente bene. Tutto è possibile. Però penso che un po' di coerenza, lei ha detto che è una persona coerente. Sono coerente perché io sono restata, Monica Pizza e Ciangiola non ci sono, quindi più coerenza di me. Io l'ho interrotta, consigliere Botticchio, e lei perché mi interrompe per la seconda volta? Ma Monica Pizza non ci sta più, ci sta lei, consigliere. Le sto dicendo, lei ricorda che abbiamo insieme presentato un programma elettorale? Si è partiti così. Col programma elettorale? Certo. Quel programma elettorale lei forse non sa, ma quello è alla base della vita della nostra amica, perché è il primo punto che si vota nel Consiglio Comunale, è il programma elettorale. Viene votato dalla maggioranza. Quindi io le chiedo, rispetto a quel programma elettorale che noi insieme abbiamo costruito e insieme abbiamo presentato alla gente, rispetto a quel programma elettorale, lei ci sta? Allora, questa è la domanda importante, termino e poi la lascio concludere. Faccia terminare così. Ah sì. Quindi noi abbiamo un programma elettorale, siamo candidati insieme su quel programma, quindi se ci saranno dei provvedimenti, ritengo, rispetto a un'idea, perché poi una coalizione si forma su un'idea, su un progetto comune, è facile dire io vado di qua, vado di là, è un modo di fare politica, ma no, io penso che il modo più giusto e corretto sia quello della coerenza, perché noi costruiamo un progetto insieme, lo portiamo avanti, e per iscritto, sono 30 pagine scritte là, che sono i nostri punti di riferimento, quindi rispetto a quello io le chiedo coerenza, non rispetto al sindaco, non rispetto ai consiglieri, rispetto a un progetto comune che abbiamo studiato all'inizio. Perché poi la correttezza vorrebbe che se uno rispetta un progetto che prima condivideva e poi improvvisamente non condivide più, si dimette, si ricandida su un nuovo progetto, perché poi la gente deve valutare, secondo me, se è corretto. Lei è stata votata su un progetto politico, è stata votata per quello. Quindi rispetto a quello, se io vado fuori rispetto a quel binario, lei potrà dire non è corretto, voto contro. Se no io le chiederò di votare rispetto a quello che è il nostro progetto politico. Quindi questo è il riferimento a cui io vorrei, e non un altro, altrimenti vorrà dire che lei rispetto a un progetto che abbiamo costruito insieme, lo nega, cambia idea e va su un'altra direzione, questo attiene alla sua scelta, ognuno ha il suo modo di fare politica, noi cerchiamo di essere coerenti. Posso rispondere? Certo, consigliere, cerchiamo di contenere il tempo. No, no, vabbè, sindaco, il progetto politico è stato presentato alle elezioni, dove ci siamo tutti i candidati, dove poi, l'ho detto, cioè solo perché uno si deve, se non va bene, uno si deve dimettere, se ne deve andare. Io non me voglio dimettere e non me ne voglio andare. Voglio restare e resto a disposizione delle persone. Non ci sono state trasparenza sui concorsi, non c'è trasparenza. Ma perché io devo il progetto? Ma quello che è scritto, ma figurati se quello che è scritto non è bello non lo voto. Ma quello che è scritto? Prima parlare di quello che non è scritto. E allora finiamola qua. Io resto, faccio il consigliere indipendente per loro. Punto. Interessi non ne ho e non ne voglio. Anzi, come istituzione, ve l'ho detto, perdo pure tutti i diritti, perché se prima come cittadino venivo a fare la guerra a ZT, adesso non posso neanche parlare, perché dice quello è il negozio del figlio, e che fa? Si difende il negozio? Non mi devo stare pure zitto. L'istituzione è questa, istituzione. Cioè io oggi ho una casacca sul consigliere comunale, a loro. Loro sono io e io sono loro. Il resto a me non idea. Quello che abbiamo scritto 2 anni fa, ma quello è tutto bello. Vuoi che un'amministrazione scriva un programma contro i cittadini che possa comportare in altro modo? E quindi figurati se io non ve lo voto. Quelle sono tutte cose belle. Va bene, non aspettiamo i suoi consensi. Qual è il problema? Grazie, trasparenza, prego.
Prego, consigliere Abbate. Sì, grazie Presidente. Io non voglio sottrarre tempo, ma non posso non intervenire. Assessore Santosusso, ci sta prenotato il consigliere Abbate. Ah, scusami, no, no, no. Il consigliere Botticchio ha detto due cose di cui io sono rimasto quasi scandalizzato. Perché? Ha detto che gli atti per il popolo li vota, gli atti contro il popolo non li vota. Perché? Il Consiglio Comunale e la Giunta fa atti contro il popolo, contro la città di Agropoli. Scusate, ditemene uno. Aspetto una risposta. Scusate, gente che sale e scende dal comune, parentopoli, cioè Ulimfate, non è un atto contro il popolo. Chi piglia un posto di lavoro ha diritto prima il popolo e poi parente qua dentro. Ma tu mi provochi, non mi devi provocare. Che se mi provochi, poi io sa, bocca della verità. No, io non denunzio qua, in battaglia si fanno in consiglio comunale, non si fa con la carta bollata. In consiglio comunale, in faccia si dicono le cose. Pensate a governare la città e rispettate la gente. La mia vita politica non ho fatto mai un altro. Hanno chiuso l'ospedale, hanno chiuso solo quello di Agro e nessuno di voi ha fatto le battaglie perché ognuno si doveva stare zitto. Io non sto zitta. Consigliere Botticchio. Mi scusi Presidente, le chiedo. Allora, scusa. Non deve offendere le persone, in particolar modo. Per cortesia, il pubblico sia in silenzio, per cortesia. Prego, consigliere Abbate. Consigliere Botticchio, in 30 anni di politica non ho mai fatto un atto contro il popolo. In 30 anni di politica? C'è sempre la prima volta. E non posso essere offeso da lei. Ma io non ho offeso, non ho detto Santosusso, non ho fatto no. Ho parlato, cioè è inutile che girami intorno. È inutile, perché poi più si va avanti, vabbè, ho finito, va. Grazie, prego, consigliere Abbate. Finito, assessore? Sì, ha finito l'assessore. Allora, non posso non dare il benvenuto a una collega consigliere che sembra che predichi con delle parole un po' diverse, ma nella sostanza mi somiglia molto. Quindi benvenuta veramente, di cuore, ma non per me o per Consolato, ma per il bene della città. Perché ritengo questo? Ritengo questo perché, Gisella, hai detto prima, io non sono guerrigliero come l'ingegnere Abbate o come Consolato Cacca, ma noi non siamo quelli, guerriglieri inutili. Penso che, hai vissuto stasera l'esperienza, chiedere, insistere e protestare per una maggiore... con partecipazione nelle scelte giuste per la crescita di questa città, protestare perché non ci vengono date secondo noi, seguendo le regole, secondo loro invece, seguendo le regole, ci sono state date, secondo noi, seguendo le regole, non ci sono state. È chiaro che noi protestiamo, battiamo praticamente le mani sul tavolo, li richiediamo con insistenza, ci scontriamo con il Presidente del Consiglio Comunale, come consiglieri comunali, perché il nostro scontro diretto si vive più con il Presidente del Consiglio, perché è lui che deve tutelare assolutamente i nostri diritti. Chiaramente con la Giunta e con il Sindaco abbiamo poco da discutere, perché siamo messi fuori. Nella sostanza lo vedrai, io sono disposto a cedere il passo in parecchie commissioni quando questo Consiglio Comunale vorrà decidere per farti entrare al mio posto. Perché? Perché ti voglio far vivere e toccare con mano praticamente quello che hai già vissuto e toccato con mano questa sera. Sono contentissimo del tuo ingresso, spero praticamente che sii sempre così guerrigliere e battagliere, perché nell'interesse della nostra città ci voleva un consigliere come te. Infine un ricordo alle dimissioni di Pizza. Pizza per me è stata, io la chiamo una ragazza perché è giovane, una ragazza che
ha dedicato ascolto nelle commissioni quando ci siamo incontrati, una persona intelligente, una persona colta che voleva evidentemente raggiungere un risultato che molto probabilmente non gli è stato dato atto di raggiungere. Tu giustamente hai detto per me, giustamente, perché in questo momento non sto tutelando gli interessi personali miei, ma quelli che la vedono come me, quella parte degli elettori che hanno votato come me. Tu giustamente hai detto anche per una continuità con quelle idee, vuol dire che tu condividevi quelle idee che molto probabilmente contrastavano, contrastano, hanno contrastato e penso che contrasteranno con quello che avevate scritto nel mandato, perché penso che né tu e né Pizza siete delle pazze che volevate andare contro il programma elettorale. Benvenuta e buon lavoro. Grazie. Grazie. Prego, consigliere Carlo. Un intervento anche da parte mia, il benvenuto alla consigliera Botticchio. Ho apprezzato le sue parole, la sua dedica al sindaco Pescatore, sicuramente un'immagine a cui ognuno di noi si deve rifare, può piacere o meno, ma sicuramente quello che oggi rappresenta come simbolo va al di là di quello che è stato anche come persona. Quindi benvenuta, buon lavoro. Un solo chiarimento al Presidente del Consiglio. Il Consiglio tecnico ci ha detto che siamo dei tecnici, faccio un rilievo tecnico. Come mai la surroga del consigliere Botticchio non è venuta nei termini di legge, che ricordiamo sono 10 giorni dalla dimissione? E poteva essere fatto contestualmente. Questo ritardo è dovuto a fatti contingenti o a motivi di opportunità allora, che non esulta dal mio... Sì, la rispondo subito. Sì, innanzitutto non è perentorio il termine. Non so se gli risulta. I giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari. Articolo 38 del decreto legislativo testo unico il testo unico degli ordinamenti locali. Ribadisco che non è perentorio e poi... Vabbè, quindi entro e non oltre prima, non è prima allora si accertano le cause eventuali di incompatibilità da parte del soggetto che subentra. Io ho comunicato agli uffici subito e la segreteria ha fatto tutti gli adempimenti. Primo consiglio utile, ecco qua. Ma è previa, se no altrimenti non era seduta qua il consigliere Botticchio. C'è stato fatto tutta una serie di accertamenti su delle eventuali cause di incompatibilità. Prego. Ottavo punto all'ordine del giorno, ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, articolo 20, comma 1 e seguenti decreto legislativo 175-2016, relazione l'assessore Mutale Pazzi. Prego, assessore. Grazie Presidente, prima di iniziare il mio intervento che sarà prettamente tecnico volevo fare anche da parte mia i saluti al consigliere Botticchio con la quale mi auguro di riuscire che darà sicuramente una mano a questo consiglio e volevo anche da parte mia ricordare che io faccio parte, mi onoro di far parte di una lista che anche da parte mia è stata la prima volta che mi sono candidato e ho avuto l'onore di sedermi a questo Consiglio Comunale e di rappresentarlo, poi avevo anche avuto l'onore di rappresentarlo in giunta, quindi in amministrazione. Posso assicurare la consigliere Botticchio che quella che è stata fino ad ora l'azione della macchina amministrativa, voglio rassicurare tutti i cittadini presenti, i cittadini che ci ascoltano, sono stati esclusivamente rivolti a favore del popolo. Posso rassicurarla anche da parte mia, che la mia persona, ma lo stesso il gruppo che mi è venuto di rappresentare, appena noterà delle divergenze da quelle che sono il programma politico, che noi come lista abbiamo deciso di appoggiare a questa amministrazione, sicuramente non ci vedrà partecipi di qualche cosa che possa essere contro il popolo. Quindi era doveroso anche da parte mia fare questa precisazione. Vado a quello che è l'argomento dell'ordine del giorno, e quindi è una questione di carattere tecnico. Voglio fare una premessa. Ciascuno di noi avrà sentito parlare di spending review, ciascuno di noi avrà sentito parlare di piano Cottarelli, o meno i tecnici del settore, dal governo Monti, è nel gergo popolare questo termine spending review.
uno degli oggetti preferiti da parte delle amministrazioni statali, governative in primo luogo, di indirizzo per la spending review sono state quelle che sono le cosiddette società partecipate dagli enti pubblici, tra i quali appunto poi ci sono anche gli enti locali, quindi tra i quali i comuni. Perché questo? Perché si è resi conto l'amministrazione centrale che queste, parecchie volte queste società, queste realtà rappresentavano una voragine di spesa e non sempre riuscivano a soddisfare quelle che erano le esigenze, cioè soddisfare i servizi per i cittadini. La legislazione in materia è stata molto variegata fino a che appunto nel 2016 il governo ha ritenuto la necessità, quindi è benvenuto il cosiddetto testo unico delle società partecipate, che è stato quindi sono state messe assieme tutte le norme che riguardano le società partecipate, compreso quelle degli enti locali. L'articolo 20 di questo testo unico, di questo decreto legislativo 175/2016, impone agli enti locali appunto di effettuare, dopo quella che è stata fatta nell'ottobre del 2017, che veniva chiamata ricognizione straordinaria delle società partecipate, questa che invece oggi è all'ordine del giorno si chiama ricognizione periodica, ossia questa disposizione legislativa prevede che gli enti locali devono provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno a effettuare questa ricognizione periodica delle società partecipate dall'ente. Ricordo che le società partecipate dall'ente sono 9, una non si può dire esattamente perché è una società partecipata, perché è un ente strumentale, è l'azienda speciale che opera i 100 servizi, noi l'abbiamo comunque indicata in questo piano di razionalizzazione. Poi abbiamo l'Acquedotto e Calore Lucano, la CST Sistemi Sud, la Magna Grecia Sviluppo, società cooperativa responsabilità limitata, società consortile, mi scusi, la responsabilità limitata, l'ASIS SPA, la Trasporti Salernitana Marittima, che è una società in liquidazione, il GAL Cilento Rigeneration, il Corisa 4, che è altrettanto in liquidazione, l'autorità di ambito SELE. La norma prevede che per il Corisa 4 e le autorità di ambito SELE, essendo consorsi tra comuni, non sono oggetto di razionalizzazione. Quindi sono state oggetto di razionalizzazione tutte le altre società e si è proceduto in questo modo, che per la CST, per la ASIS della Salernitana Impianti e innanzitutto per l'azienda speciale Agropoli 100 Servizi la partecipazione va mantenuta. In altri casi, per le altre società invece si è soggiunti all'idea di, così come in passato, di effettuare una razionalizzazione della partecipazione, ossia di mettere in atto tutti quegli adempimenti che possono poi effettivamente portare alla decisione unanime da parte di quest'ente che poi queste partecipazioni vadano effettivamente definitivamente mantenute o poi si possa arrivare alla loro liquidazione. Non ho altro da aggiungere, se ci sono chiarimenti sono a disposizione, chiedo pertanto l'approvazione. Grazie Assessore, ci sono interventi, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Abate. Ok. Tranne Abate non ci sta. Allora, chi è contrario? Astenuti? Botticchio Caccamo. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Botticchio Caccamo. Il Consiglio approva. Nono punto all'ordine del giorno. Variazione di bilancio di previsione armonizzato 2018-2020 adottata in via di urgenza dalla Giunta Comunale con delibera numero 298 dell'8-11. Relazione l'assessore Mutalipassi. Sì, grazie Presidente. Allora, questa è una variazione di bilancio adottata in via di urgenza dalla Giunta Comunale in data 8 novembre. L'urgenza era dovuta a una serie di richieste di imbinguamento di capitoli di spesa da parte di alcuni funzionari, quindi
La giunta comunale non ha fatto altro che vedere a effettuare degli spostamenti di somme, di risorse da alcuni capitoli ad altri, in particolare vinguato il capitolo per quanto riguarda quello del turismo, quindi perché si era ritenuto necessario invinguare le risorse per la manifestazione del Natale Gentile. Al riguardo vorrei fare una precisazione collegata a quello che aveva detto il sindaco con l'intervento, mi sembra, al secondo punto del giorno, riguardo al centro storico. Io penso di non dire nulla di sbagliato se di condividere appieno la scelta fatta da quest'anno l'amministrazione di coinvolgere il centro storico nella manifestazione del Natale con la rappresentazione del Castello Incontrato e di tutte quelle che sono le altre manifestazioni che si sono svolte nel centro storico, che hanno avuto modo, anche con le presenze che si sono registrate, di far sì che il borgo venga conosciuto, sia stato conosciuto da persone che vengono da fuori regione e che hanno manifestato la volontà di tornare nella nostra cittadina anche durante il periodo estivo. Quindi è sicuramente stata una bellissima iniziativa che avrà sicuramente il proprio tornaconto. Un'altra variazione che c'è stata: noi abbiamo provveduto a effettuare una variazione di una maggiore entrata per quanto riguarda l'imposta di soggiorno. L'imposta di soggiorno, ricordo a questo Consiglio, che è stata un'imposta su mia proposta introdotta quest'anno per la prima volta ad Acropoli. Avevamo previsto una risorsa di circa 80.000 euro. Abbiamo invinguato questa risorsa, abbiamo fatto una variazione di 20.000 euro perché, e con questo mi forse uscirò un poco fuori traccia, però mi colgo l'occasione per rispondere a qualche commento che ultimi giorni sono già sui social, su qualche richiesta dell'associazione degli albergatori che ci chiedevano di rendicontare, di sapere, di rendicontare su questa imposta. Quindi rispondo indirettamente, poi eventualmente col sindaco faremo una risposta per iscritto. Anzi, faccio già una premessa che agli inizi dell'anno nuovo inviteremo le associazioni degli albergatori per un incontro per programmare quelle che sono poi le iniziative per l'anno prossimo. Comunque, l'imposta di soggiorno, da una previsione di 80.000 euro, abbiamo implementato la risorsa a 100.000 euro. Perché questo? Perché da dati certi a pochi giorni fa, l'entrata effettiva già percepita abbiamo superato ampiamente i 90.000 euro. Faccio un'altra precisazione, colgo l'occasione per ricordare agli albergatori, ai titolari di strutture ricettive che in questo caso loro rivestono la qualifica di agenti contabili, che qualora l'ente su delle verifiche o l'ente o anche in combinazione con altri organi a ciò preposto, mi riferisco alla Guardia di Finanza, dovesse venire a conoscenza che ci sia stata un'appropriazione indebita da parte dei titolari, quindi potranno correre il rischio di essere denunciati per peculato. Non voglio fare terrorismo assolutamente, perché voglio fare un'altra precisazione, che ci siamo resi conto dalla rendicontazione che ci sono pervenute dalle strutture che alcune strutture non avevano denunciato alcun percepimento. Quindi una prima iniziativa che è stata adottata dagli uffici preposti su mia indicazione è quella di contattare i titolari di queste strutture bonariamente, perché non vogliamo assolutamente fare gli esattori della situazione. Vogliamo invitare a chi ancora non avesse fatto la dovuta denuncia a provvedere, in questo modo evitando le sanzioni. Quindi chiedo l'approvazione della variazione di bilancio. Grazie assessore, ci sono interventi, prego consigliere Cacca. Sì, mi ero ripromesso di non fare nessun intervento sulla parte economica, poi da alcuni spunti questa volta non mi posso esimere da fare delle considerazioni di carattere politico, perché ripeto, non sono un tecnico né un contabile. A memoria mia dovrebbe essere con questa, con la 298 e la successiva 329 delle delibere di novembre, siamo alla quarta e alla quinta, mi corregga se sbaglio, assessore, la quarta e la quinta
variazione di bilancio previsionale 2018. Siamo alla... No, precisamente la settima lotta. Ancora meglio, quindi me ne ero perse due. Vabbè. Giusto. Ancora meglio. Aiuta la mia retorica in questo caso perché... siamo no, alla... Assolutamente, perché poi ci sono, sì, no, ci sono cosa... Ho chiesto appunto il suo parere al riguardo per questo. Quindi voglio dire, arriviamo al 27, al 28 di dicembre 2018, che essendo il bilancio prerogativa del Consiglio Comunale, questo ricordo a tutti i colleghi consiglieri comunali, lo ricordo a me stesso e a tutti gli altri consiglieri comunali, arriviamo a variare, quindi ad approvare un bilancio di previsione praticamente a due giorni di chiusura dell'anno. Questa chiaramente non costituisce un illecito perché, come già discusso con l'assessore, la legge prevede entro il 30 novembre di apporre delle variazioni nei casi chiaramente di urgenza. Sono variazioni adottate in giunta prima che poi vengono ratificate dal Consiglio Comunale. Ripeto, io non volevo proprio più entrare nel merito delle poste di bilancio, però queste qua mi hanno data, diciamo, l'incombenza dello scadere dell'anno. Ho detto, come mai si va a mettere mano al bilancio proprio a chiusura, quando dovremmo mettere i remi in barca e dire, andare approssimarci al consuntivo più che al preventivo. E allora vado brevemente, tra l'altro un inciso, e qua voglio fare un appello al segretario comunale. Queste variazioni di bilancio fanno sempre, generalmente fanno riferimento a delle delibere di giunta comunale, le quali vengono pubblicate tempestivamente sull'albo pretorio, però la mancanza è che queste delibere vengono pubblicate senza i relativi allegati. Ne ho discusso anche con l'assessore che mi ha assistito, però solo ieri nella cosa, quando io gli ho richiesto, quindi tempestivamente alle mie richieste, però tardi per farmi un'idea al riguardo. Quindi mi appello al segretario comunale che quando... a far sì che nella pubblicazione delle delibere di consiglio, ma soprattutto anche di giunta, visto che non partecipiamo alla giunta comunale, di porre alla pubblicazione non solo la delibera tocur, ma anche gli allegati alla stessa, perché io mi rendo conto che non li nascondete, sono depositati alla segreteria. Però per chi fa il consigliere comunale, ancor peggio per un cittadino, recarsi in municipio in una giornata lavorativa può risultare difficoltoso, nonché oneroso, perché bisogna togliere tempo alle proprie cose. Ricordo sempre che noi qui non lo facciamo per lavoro, siamo per pura passione politica, come accennava il consigliere Botticchio prima. Quindi un invito, una cortesia al rispetto appunto dell'articolo 4 del regolamento dell'albo pretorio online, che cita proprio che gli atti, all'articolo 4 cita che gli atti sono pubblicati di norma nella loro versione integrale, ivi compresi gli eventuali allegati. Vabbè, entriamo nel contenuto di questa variazione di bilancio, apportata con due... Faccio un'unica discussione, se il Presidente del Consiglio è d'accordo, faccio un'unica discussione per entrambi i punti, così poi... Sì, grazie. Sì. Quindi queste due variazioni di bilancio, una operata l'8 novembre, un'altra il 29 novembre, e oggi viene ratificata in Consiglio Comunale. Vediamo che nello scorrere della delibera vi sono varie richieste dai vari uffici. Sostanzialmente i vari uffici fanno delle richieste economiche, monetarie, per sopperire a esigenze essenziali d'ufficio. Lo fa il responsabile del servizio manutenzione, lo fa il responsabile del servizio turismo, il responsabile del servizio servizi sociali, l'assessore fa diverse poste, muove diverse poste in entrata e in uscita. Poi ci sono altre richieste anche dell'assessore all'ambiente. Quello che però, quello che ha fatto scattare, dice no, l'intervento questa volta lo devo fare, e quando cita le mensilità residue di novembre, dicembre e tredicesima, e quando dice soprattutto ravvisata l'urgenza al fine di permettere all'ente di pagare correttamente gli oneri contributivi del personale in scadenza il 16 novembre proprio. Quindi noi, con la delibera dell'8 novembre, ravvisavamo un'urgenza nel dover sopperire alla mancanza di fondi necessari per poter pagare. Addirittura, cari funzionari, dite che vi sono antipatico, no, sapete che i vostri contributi, i soldi per i vostri contributi, sono arrivati 8 giorni prima della scadenza. Bene è stato il lavoro dell'assessore che ha coperto con queste poste, però come programmazione politica, quindi come rilievo politico,
Il mio richiamo è quello sempre di cercare di anticipare queste scadenze. Il bilancio previsionale lo approviamo, lo dovremmo approvare teoricamente addirittura l'anno prima, per l'anno dopo, e il mio appello è quello di portare la previsione delle entrate e delle uscite ad anticiparla quanto più possibile, perfettamente conscio che la legge, il testo unico degli enti locali, consente della variazione della giunta che possa essere ratificata in consiglio fino al 30 novembre. Volevo, ma l'assessore mi ha anticipato, avere dei ragguagli in merito alla imposta, alla tassa di soggiorno, cioè, mi ha anticipato, ha chiarito perfettamente che io avevo letto un articolo di stampa a fine ottobre dove si dichiarava, si citava che gli introiti erano circa 77.000, non so se è una cifra che mi conferma, a fine ottobre. Sì, poi fortunatamente poi c'è stato da un controllo successivo, perché poi il 20 ottobre scadeva il termine per tutte le strutture. Per quindi c'è stato un nuovo accertamento che ha permesso sì. di alzare la posta. Ed è in continuo, perché come le spiegavo prima, l'attività che l'ufficio sta facendo di interpellare le strutture che non risultano che aver denunciato o fatto nessuna denuncia, sta portando i suoi frutti, perché alcune di queste strutture stanno... diciamo si stanno rendendo conto che non, addirittura qualcuno non era a conoscenza, dichiarato di non essere a conoscenza dell'esistenza di queste imposte soggiorno, quindi sta portando i suoi frutti. Vi ripeto, quindi l'amministrazione non vuole essere un ispettore cattivo, ma vogliamo soltanto far sì che tutti poi rispettino e tutti paghino. Allora aumenta di 20.000 euro la posta, quindi arriva a 100.000 euro la cifra. Sì, posso assicurare che abbiamo superato ampiamente i 90.000, siamo circa 92. Dico, la cifra attesa verosimilmente sarà 100.000 euro. Ad ogni modo, sono per concludere, sono delle variazioni di bilancio che arrivano in extremis, zona Cesarini qualcuno direbbe, e sono modifiche, come vi ho fatto rilevare, sostanziali, cioè non parliamo di emergenze, terremoti o cataclismi che sono accorsi all'ultimo giorno, ma sono delle previsioni di spesa che nel bilancio previsionale ci devono essere, i contributi per i dipendenti ci devono essere, addirittura la tredicesima è stata approvata un paio di settimane fa, non la tredicesima, le risorse, i soldi da porre nelle tredicesime di dipendenti è stata trovata qualche giorno prima appunto di pagarvel. Va bene, questo era quanto per entrambi. Vedo che un ultimo chiarimento, assessore. Vedo che queste ulteriori spese sono state coperte con somme aggiuntive di diritti di segreteria, per i quali non vi è nessun allegato specifico. Quindi volevo sapere, con questo concludo, quant'è la posta diciamo, che si è dovuta trovare per coprire queste somme, cioè questo ulteriore, per entrambe le delibere. Faccio la posta totale, ecco. Non... Allora, preciso ulteriormente, la prima variazione è datata 8 novembre 2018. Ricordo che le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla Giunta hanno immediata efficacia. Quindi il Consiglio Comunale oggi non fa, tra virgolette, ratificare, quindi non è che siamo arrivati al due giorni prima della scadenza per fare la variazione di bilancio. La variazione di bilancio l'abbiamo adottata due mesi prima della fine dell'esercizio. Preciso, per quanto riguarda le poste che le faceva, appunto, io ho citato, non l'unica fonte di entrata in più che abbiamo avuto è questa dell'imposta di soggiorno, che però, le ripeto pure, francamente è stata anche colmata, coperta dal fatto che invece viceversa, giusto per fare una precisazione, abbiamo dovuto ridurre, contemporaneamente abbiamo dovuto ridurre altre due poste di entrata, perché ci siamo resi conto che le previsioni erano superiori a quelle attese, tipo dal ticket d'ingresso sui siti turistici, perché diciamo, l'utenza, il servizio è partito in ritardo rispetto a quello che doveva essere, poi ha riguardato soltanto il castello, non ha riguardato anche gli altri siti turistici, di interesse turistico storico. Però anche qui faccio un'altra premessa, ritorno al fatto del Natale Gentile, la presenza del castello ingrandato all'interno del castello ha fatto sì che negli ultimi giorni ci sia stata un'ulteriore entrata dal ticket d'ingresso che i visitatori al castello ingrandato stanno diciamo, pagando per entrare nel castello. Al castello, sì, quindi...
Poi, volevo dire, quindi le altre poste non sono dovute a, quindi a eventi straordinari di entrate che abbiamo dovuto aspettare se cadesse la manna dal cielo per far sì che potessimo salvare la tredicesima, i contributi dei dipendenti. Sono state soltanto e semplicemente degli spostamenti di carattere contabile perché ci siamo resi conto che quelle poste erano state imputate a dei capitoli non cosetti. Questo semplicemente. Volevo intervenire perché non ho studiato l'argomento per mancanza della documentazione in tempo utile e non intendo praticamente riprendere l'argomento su questo. Però volevo capire una cosa, mentre lei ha dato la risposta al consigliere Cacco mi è sembrato di capire che in queste variazioni, praticamente in questi cambi di poste ci siano entrati pure gli ingressi per la tassa sul turismo. Cioè quelli sono stati usati per che cosa quindi? No, non ho capito bene. Quindi perdonatemi, no, la variazione ha riguardato la variazione in positivo della posta di entrata. Il bilancio di previsione avevamo previsto una ipotesi di entrata di 80.000 euro, abbiamo variato tale posta in 100.000 euro. Perché? Quelli delle tasse? Nello specifico dell'imposta di soggiorno, perché a pochi giorni fa le entrate effettive registrate in tesoreria superano i 90.000 euro. E ci mancano agli atti ancora delle denunce di alcuni titolari di strutture ricettive che non hanno fatto alcuna denuncia. E questi soldi dove vanno praticamente queste entrate? In quale posta? La delibera di consiglio comunale che ha approvato la tassa di soggiorno ha previsto al suo interno, se lei consigliere Abate se la ricorderà, ha previsto al suo interno anche l'imputazione di queste imposte, ossia... Ho qua la delibera di consiglio comunale. Vabbè, no, se la trovo, me lo dica a parole. Lo dico io a parole. Sì. Per iniziative tutti gli schemi per 50.000 euro e per il servizio salvataggio su spiagge per 30.000 euro. Questa è la delibera del consiglio comunale numero 14 del 29 marzo 2018. Vabbè, grazie. Prego, sindaco. Allora, non sembri un'anomalia il fatto che ci siano le variazioni di bilancio, l'abbiamo detto tante volte. Noi stiamo preparando il bilancio di previsione 2019 e non sappiamo ancora il governo che farà. Cioè noi non sappiamo ancora, perché la finanziaria non è ancora terminata, non ha terminato il suo iter, non sappiamo ancora cosa dobbiamo fare per il nostro bilancio di previsione, perché delle scelte a cascata che verranno fatte a Roma ci costringeranno a fare delle scelte anche a noi. Quindi è del tutto evidente che i termini, diciamo 31/12/2018 e altri termini, non possono essere mantenuti per una dinamicità continua diciamo, della normativa che è in continua evoluzione. Questo è un primo elemento. Poi ci sta un altro elemento, quello delle novità continue. Sia, per esempio, quest'anno mi pare, se non erro, che il contratto dei dipendenti pubblici è cambiato il 21 maggio. Quindi una novità, anche questa, non potevamo sapere quando il contratto venisse firmato, è stato fatto l'accordo il 21 maggio. È evidente che se il contratto nazionale del lavoro dei dipendenti pubblici cambia il 21 maggio, io ho fatto il bilancio di previsione a marzo, non potevo sapere che c'è stava. Quindi, come dire, è del tutto evidente che le 6-7 variazioni di bilancio siano assolutamente, come dire, normali, nella normalità. 20 variazioni di bilancio sono tante, ma 7-8 variazioni di bilancio. Per esempio, faccio un altro esempio, se noi abbiamo ottenuto il contributo da parte della Regione Campania sulla Argentina di 75.000 euro, io devo fare una posta in entrata del bilancio e quindi devo variare il bilancio. Anche lì è un'altra variazione. Quindi diciamo che le 7-8 variazioni di bilancio sono nell'assoluta normalità e non credo di sbagliare, che ci sia un'amministrazione comunale che è in grado di prevedere il futuro, quindi in Italia, in grado di prevedere il futuro, e quando fa il bilancio di previsione il 31/12/2000 a fine anno era in grado di mantenerlo tutto l'anno. Quindi è una normalità quella del cambio della variazione di bilancio. Diversamente sarebbe una anomalia se non ci fosse, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Proprio perché ci sta, ripeto, tante cose che sono in evoluzione e quindi cambiano. Rispetto alla questione che riguarda alla richiesta che è stata fatta a me da parte di Emanuele Ruocco della cooperativa Vivi Cilento, lui mi chiedeva sostanzialmente, credo il senso della richiesta era dire, quando avete incassato avete speso questi soldi come d'accordo per il turismo? Sì, li abbiamo spesi per il turismo, ma noi non abbiamo speso 80.000 euro per il turismo, noi abbiamo speso molto di più per il turismo,
Quindi solo una piccola parte delle entrate che sono venute dalla passi di soggiorno finanziano l'attività relativa al turismo della nostra città. Poi un'altra grande parte viene dal bilancio. Cioè se io spendo, ora non so dire sui numeri, ma credo che 250-300 mila euro la spesa per le attività strettamente legate al turismo, noi l'abbiamo finanziata per 80 mila euro e quindi oggi fortunatamente 100, quindi l'anno prossimo potremo mettere 100 per quel che riguarda l'attività turistica, ma gli altri 200 mila euro li dobbiamo prendere comunque dal bilancio, quindi diciamo sarebbe bello se i 20 mila euro in più io li tenevo per aggiungere un'altra cosa, ma in realtà nel bilancio complessivo io ho messo molto di più degli 80 mila euro per finanziare l'attività del turismo di questa città, non poteva essere diversamente. E a lui dico che stiamo facendo un'azione, a Emanuele Rucco, stiamo facendo un'azione, io non posso pubblicare i nomi delle attività ricettive che non hanno pagato la tassa di soggiorno, non credo sia possibile, rientra nella privacy di questa attività, voglio dire, non credo sia possibile, prima lui richiedeva anche questo, però lo posso assicurare che l'ufficio sta facendo il giusto controllo, un'azione di repressione immediata non credo sia corretta, perché una tassa nuova è stata per la prima volta avviata quest'anno, quindi l'ufficio sta chiamando le attività, invitandole, diciamo, a regolarizzare la propria posizione, credo sia il modo giusto perché è il primo anno di applicazione, credo che oggi un'azione di repressione non credo sia corretta, è evidente che nel tempo se queste attività dovessero veramente essere reticenti e non essere disponibili a fare un ragionamento di sistemazione della posta, allora evidentemente a quel punto si agirà in maniera diversa, però ritengo, e con questo rispondo ad Emanuele, che c'è la massima disponibilità di parte nostra ad incontrarci, per come abbiamo fatto per programmare l'attività dell'anno 2019, posso dirgli insomma che noi abbiamo già un'idea di cosa fare, però attendo, come è successo con i commercianti, attendo comunque di parlare con loro per avere le loro richieste, avere il loro giudizio su quello che è l'attività turistica che noi abbiamo in mente per il 2019, proprio per poterla poi eventualmente in un momento successivo poterla pubblicizzare, diciamo, e far partire, perché io, come ho detto sempre, assicuro Emanuele, rispetto a questo non ho cambiato idea, ho la massima intenzione di collaborare con tutte le attività e le associazioni locali per uno sviluppo migliore della nostra città. Grazie Sindaco, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta di delibera? Tutti presenti. Chi è contrario? Caccamo, Abate. Astenuti, Botticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Abate, Caccamo. Astenuti, Botticchio. Il Consiglio approva. Decimo punto all'ordine del giorno, variazione di bilancio di previsione adottata in via d'urgenza della Giunta con delibera numero 329, la devo far votare, Assessore Santososso. Del 29/11/2018 ratifica, dato che abbiamo fatto già la discussione, giusto? Va bene, mi rifaccio a quando già... Solo giusto un chiarimento, sbagliando spesso, ho letto 1.300.000 audio per... E mi rilascio anche quanto detto dal Sindaco, veramente molto breve. L'ultima posta che non ho letto prima, forse la più importante. Quando si fanno variazioni di bilancio, chiaramente si vanno a rimpinguare i capitoli. Sta bene, giustamente, chi è contrario a pagare il gasolio nelle scuole, i contributi ai dipendenti, eccetera, eccetera. Però poi ho letto pure, e questo vorrei un chiarimento, 1.300.000 euro di accertamenti TASI, IMU, TARI, 1.300.000 euro. Poi ho letto pure che vengono parte di questi devoluti al fondo di svalutazione. No, completamente devoluti al fondo crediti. E allora il chiarimento è questo, perché nell'allegato viene citato 1.300.000 e nella delibera 900.000 euro e rotti, che comunque è una cifra importante. Cosa succede? Rispetto al bilancio di previsione, quindi mi tocca un attimino fare questa precisazione, rispetto al bilancio di previsione, allora, poi innanzitutto colgo l'occasione per mi era sfuggito prima di ringraziare i ragazzi dell'ufficio tributi che durante l'anno hanno lavorato intensamente perché si raggiungesse questo risultato, ossia la variazione riguarda questa: noi in bilancio di previsione avevamo previsto un'entrata derivante da accertamenti IMU per 500.000 euro, questa entrata invece gli accertamenti IMU poi emanati dall'ufficio tributi si sono rilevati dell'importo di complessivamente di 2.500.000 euro, quindi c'è stata una maggiore entrata per 2.200.000 euro.
però nel contempo sono diminuiti gli accertamenti rispetto alle previsioni iniziali, gli accertamenti Tales e Tali, perché l'attività è stata concentrata prettamente sugli accertamenti IMU. Quindi la somma algebrica di queste variazioni, diciamo, positive e negative che c'è stato, ha generato la posta di 800.000 euro, che quella è stata interamente accantonata a fondo credito di dubbia esigibilità. Grazie Assessore, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Abate Cacca, astenuti, Botticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Abate Caccamo, astenuti, Botticchi. Il Consiglio approva. Undicesimo punto all'ordine del giorno, azienda speciale Agropoli Cilento Servizi, presa d'atto e approvazione bilancio d'esercizio 2017. Relazione all'assessore Mutaripassi. Allora, tra gli adempimenti che erano il testo unico in buona agli enti locali che sono titolati, diciamo, hanno nel loro diciamo attivo la presenza di aziende speciali, quindi oltre all'approvazione ad inizio dell'anno in sede di bilancio di previsione del piano programma e oltre allo svolgimento di un controllo continuo durante tutto l'anno, di approvare il bilancio di esercizio dell'azienda speciale. Il bilancio di esercizio 2017 dell'azienda speciale Agropoli Cilento Servizi è positivo, come avete avuto modo di vedere, perché si chiude con un utile di esercizio di 5.298 euro, a fronte comunque di un incremento di servizi erogati nell'anno 2017 da parte della stessa società, al quale colgo l'occasione per fare, tra virgolette, un plauso per quanto è riuscito a fare, perché oltre ad ottenere un risultato positivo in termini di bilancio, è riuscita sicuramente ad ottenere un risultato positivo in termini di servizi erogati alla popolazione. Quindi colgo l'occasione per ringraziare i dipendenti tutti della società, ringraziare l'organo amministrativo, ringraziare pure il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare poi ringraziare il direttore generale per il risultato conseguito e per quello che poi sta ancora conseguendo per quanto riguarda l'esercizio 2018. Quindi chiedo l'approvazione di questa proposta. Grazie. Grazie Assessore, ci sono interventi. Prego Consigliere Cacca. Sì, allora stasera si approva e si ratifica il bilancio di una delle società figlie del Comune di Agropoli. Spesso abbiamo raccontato delle società partecipate, abbiamo l'ente Comune di Agropoli che poi partecipa, come detto prima, in più società. In particolar modo questa è quella a cui teniamo di più perché partecipiamo con una quota decisamente maggioritaria, oltre il 97%, quindi ne siamo legittimamente a pieno titolo proprietari. Perché veniva creata l'azienda speciale? Le aziende speciali nascono con un unico obiettivo, quello di con un obiettivo specifico, quello di compartimentare le spese per servizi. Semplifico. Il Consiglio Comunale decide, questa volta il Consiglio Comunale, non la Giunta, decide quali servizi affidare a questa società. E perché le esternalizza? Le esternalizza perché deve essere fatto nell'ottica dell'efficientamento e nell'efficacia della pubblica amministrazione. Devono essere fatti sì i servizi che prima precedentemente svolgeva il Comune, con titolo proprio o con mezzo di appalti, e doveva avere però l'obiettivo di non far dilagare la spesa la spesa corrente. Quindi io ti do 1.000 euro, tu mi devi dare 999 euro di servizio. Perché dico 999 euro? Perché sappiamo bene che gli enti pubblici sono sottoposti al pareggio di bilancio e quindi per definizione costituzionale, così come il Comune, l'azienda speciale, che è un ente pubblico, non può andare in rosso sostanzialmente. Gli diamo una posta e questa posta deve essere rispettata. Ci sono i parametri entro i quali non sforare. Perché ho introdotto questo discorso? È importante per la discussione dell'approvazione del bilancio. Non so quanti, spero tutti, colleghi consiglieri comunali hanno letto i verbali dell'Assemblea, ma soprattutto la relazione dei revisori. Si parla
di una posta in particolar modo, circa 120.000 euro, che non aveva riscontro negli impegni di spesa fatti da questo Consiglio Comunale. Cioè noi l'anno scorso avevamo, forse voi perché io credo non c'ero l'anno scorso, parliamo del bilancio 2017, avevate approvato una convenzione, avevate assegnato un fondo di dotazione, si dice, fondo di dotazione, 1.800.000 euro circa, con cui l'Agropoli Servizi, questa nostra azienda speciale, doveva compartimentare i servizi assegnati. Questo è l'elenco e non mi chiede neanche una lira in più. Si chiudono i bilanci, questo si legge nell'incartamento, ad aprile, a circa qualche mese fa, ad aprile, veniva richiesto il pagamento di ulteriori poste al Comune, cosa che teoricamente non poteva essere possibile, perché, ripeto, l'idea è quella di compartimentare le spese. Questi sono i soldi che poi, la tua dotazione, e questo è quello che puoi spendere. E allora ad aprile avviene la prima richiesta, si chiedono 169.000 euro per maggiori servizi resi al Comune. Parte un periodo di latenza innanzitutto, poi si arriva a un sollecito avvenuto nello scorso ottobre, dove si traccia che appunto la società speciale continua a chiedere questa allocazione di risorse, che ripeto non sono per l'anno corrente, ma sono per un esercizio ormai già chiuso, il bilancio del Comune era stato già chiuso ed approvato. E quindi come si risolve la querela, la diatriba tra la richiesta, se diatriba si può dire, insomma, tra richiesta e appunto il committente, si risolve con una nota del segretario comunale che chiede praticamente a ogni responsabile dei servizi del comune e chiede banalmente se a ogni servizio la Coppa di Servizi avesse reso maggiori servizi e di computarne la posta sostanzialmente. Quindi dice: guarda, l'Agropoli Servizi ci chiede 169.000 euro, a te quante te ne ha fatte, e lo chiede all'ufficio manutenzione, ai servizi sociali, a tutti i centri di spesa comunali. Interessante è la risposta, che è univoca da parte degli uffici. Tutti i funzionari rispondono semplicemente che attestano lo svolgimento dei servizi da parte dell'azienda, ma non sono in grado di valutarne la totale congruità delle spese sostenute. Lo dice il responsabile appunto dei servizi demografici, dei servizi cimiteriali, l'area affari generali, l'area vigilanza. E cosa accade? Si rileva che l'amministrazione si è avvantaggiata di nuovi servizi e pertanto si reputa, quindi si ritiene che la posta giusta da dare alla Coppa di Servizi sia una cifra non basata su atti documentali, ma da una transazione umana, per così dire, cioè come fosse una transazione frontale tra due persone che dicono: vabbè, chiudiamo, e si è chiuso a 120.000 euro. Quindi il Comune riconosce per l'annualità 2017, riconosce nel 2018 per l'annualità già chiusa una posta di 120.000 euro, tradendo però il principio secondo quale quel nostro figlio, a cui avevamo dato una dotazione, doveva assolvere l'obbligo di compartimentare, chiudere tutti i servizi entro quella cifra. Chiaramente si possono fare delle variazioni, ma le variazioni, cari colleghi consiglieri, le dovete approvare nella giunta precedente, con la consigliatura precedente, perché questo parliamo del bilancio 2017. Qua chiedo l'ausilio da parte dell'assessore al bilancio, che magari per competenze tecniche più che politiche mi potrà chiarire: è possibile anche per una società esterna, privata, un SRL, appuntare delle spese dopo una chiusura di un esercizio? In questo caso qua le spese sono a carico del Comune. Siccome il Comune l'esercizio 2017 l'ha già chiuso, com'è possibile riaprirlo e appostare questa? Poi io leggo pure che queste poste non verranno pagate quest'anno, ma bensì verranno pagate nel 2019 e nel 2020, cioè rinviamo a futura
a future corrente amministrazione probabilmente, ma probabilmente anche a future amministrazioni. Quindi su quale bilancio si imputa questa spesa? E rimaniamo comunque perplessi della legittimità dell'assegnazione di risorse fuori convenzione. Non avevo dubbi, nessun dubbio sulle perplessità, perché non ci sta un atto che non l'ha lasciato perplesso, quindi qua o abbiamo sbagliato tutto o c'è un'eccessiva perplessità. Però detto questo, lei ha raccontato i fatti che sono nella normalità, io però voglio andare oltre, voglio andare nel dettaglio, così capiamo meglio, perché così raccontata sembra quasi una cosa fuori dal mondo, una cosa non di cose giornaliere che svolge la nostra società. Innanzitutto la correggo, tutti gli atti sono perfettamente documentati, c'è una documentazione alta 20 centimetri in cui si dettaglia singolarmente. Chi l'ha quantificata? Mi l'ho interrotta lei mentre parlava. No, ma la voglio interrompere. No, io non voglio essere interrotto. Vabbè, allora. Al termine del mio intervento, lei farà un'altra domanda. No, non si alteri. No, e lei non mi deve interrompere. No, però non si mi altero. Cacca, Cerchiamo di. Prosegua. Allora, quindi stavo dicendo, il consigliere Cocco nel suo intervento, quando non è stato interrotto, che potevo interrompere anch'io, ma quasi ci cominciamo a interrompere, non ce ne usciamo più. Ha detto che non c'erano le documentazioni, c'era una documentazione completa di quello che è avvenuto, dello svolgimento. Ci sono segnate le buste paghe, ci sta il numero di ore lavorate, ci sta l'attrezzatura utilizzata, ci sta tutto. Però andiamo nel dettaglio per capire, perché come giustamente fa il nostro consigliere Cacco, ma cerca di, e vogliamo fare anche noi, spiegare facile, così la gente capisce. Abbiamo il cimitero che ha X superficie quadrata. Improvvisamente i lavori del cimitero nuovo terminano e c'è un'implementazione del servizio da fare nell'area del cimitero. Quindi gli operai sostanzialmente, che se dovevano lavorare prima a 5 ore al giorno, ora devono lavorare a 7 ore perché ci sta una maggiore risorsa. E noi abbiamo affidato la gestione del cimitero alla nostra società. Ah, voglio fare una premessa innanzitutto. Ogni servizio, questo deve essere chiaro, in modo che ogni servizio che noi abbiamo affidato alla nostra azienda, abbiamo verificato che la partita economica sia nel termine di risparmio, cioè a dire, io guardo il mercato privato, quando mi costa nel privato 10, nella società mi costa 5, lo posso affidare, perché se avessimo fatto un ragionamento, quando mi costa nel privato 5, la società mia costa 10, non l'avremmo affidato. Quindi abbiamo fatto sempre delle valutazioni di carattere finanziario per fare in modo che l'ente spendesse di meno con la società propria. E perché riusciamo a spendere di meno? Riusciamo a spendere di meno perché abbiamo un gruppo di operai che lavorano su più settori e quindi si riesce a ottenere il risparmio. Quindi abbiamo l'idraulico che gira tutte le scuole, no? E che lavora di continuo tutto l'anno, quindi riesce a intervenire in maniera costante, mentre una dente privata che magari sarebbe servita a chiamata o intervento sarebbe costato di più. L'elettricista che gira in tutte le scuole e fa l'intervento anche della singola lampadina, ma lo stipendio di quell'elettricista viene ammortizzato perché lavorano tutto l'anno, non rimane mai un lavoro in Dio. Invece se avessi dovuto affidare dei servizi ai privati, un intervento in quella scuola, poi in quello, si sarebbe speso di più. Quindi ogni servizio che abbiamo affidato alla nostra società ha determinato un elemento di risparmio e di vantaggio per la nostra collettività. Torniamo alla questione del cimitero, è evidente che a quel punto il servizio doveva essere implementato perché noi alla nostra azienda avevamo affidato il cimitero e c'era necessità di un maggiore intervento, più aree diciamo dove bisognava fare pulizie, più aree dove bisognava trasportare le salme, più lavoro evidentemente. E quindi questo lavoro in più che la nostra società ha realizzato è stato documentato all'ufficio di competenza e dopo che è stato documentato e verificato e c'è un dettaglio preciso, l'ufficio ha ritenuto di ragionare con il direttore della società e con il presidente e hanno fatto una transazione rispetto a quella cifra. Come si è arrivata a fare il conteggio? Benissimo, io ho 3 operai che hanno lavorato per 8 ore, che hanno utilizzato questo materiale, si è fatta la somma della cifra. Quando era il complessivo, diciamo, X, si è fatta una transazione, dice benissimo, allora io gli devo dare 10, gli do 8, chiusa l'operazione e viene pagata la società in più anni perché prevede che può essere pagata in più anni. Quindi non c'è niente di male. Servizio elezioni amministrative. C'era la necessità di attaccare i manifesti per le elezioni, montare, che ne so, le plance. Chi l'ha fatto quel servizio? L'ha fatto la nostra società di servizi, che ha in carico quel servizio. E l'ufficio elettorale quindi non ha speso una lira per svolgere questo servizio. Quindi ha riconosciuto alla società
che avevi in capo quel servizio, perché di svolgere quel servizio stesso, è stato conteggiato quante ore è stato fatto l'attacchino, quanto è costato quello, ha fatto l'elenco e ha portato questo all'ufficio. Quindi non ci vedo niente di assoluto, nessun problema. Ci sono state delle emergenze, quindi, che hanno determinato la necessità. Avevamo la nostra azienda che già operava in quel settore, quindi è stato molto più, da un punto di vista dell'ente, vantaggioso implementare il servizio di un 30% rispetto a affidare un nuovo servizio, anche perché noi l'affidiamo l'ho già fatto, quindi cimitero più grande, più ore, più lavoro, e quindi si è andato a fare la compensazione, a quel punto si è pagato ciò che si doveva. Quindi nessuna cosa trascendentale, soltanto operatività. Per esempio un altro servizio, il Mobilife. Noi avevamo il servizio Mobilife, che era quello del servizio che noi andiamo a prendere e a portare le persone che hanno difficoltà di mobilità all'ospedale. Benissimo. Chi è che per conto dell'ufficio politiche sociali che raccoglieva la telefonata e chiamava l'operatore, lo portava? La capo di servizi. Si è preso lo stipendio della persona che ha svolto questo servizio. Tra l'altro io mi sono accorto, diciamo, dell'utilità del servizio quando per una settimana si era sospeso per un problema organizzativo delle telefonate che mi sono arrivate. Quindi io, diciamo, non avevo neanche compreso l'importanza che avesse preso per la nostra città questo servizio di accompagnare le persone disabili nei vari punti quando fosse sentita la cosa, lo confesso. Però come per una settimana si è fermato il servizio, è venuta la fine delle telefonate, gente, quindi abbiamo... E quindi un altro servizio che ha svolto la nostra società per conto dell'ente. Quindi non è che sono soldi buttati o soldi che non sono stati utili o soldi che non sono soldi che servivano, e abbiamo risparmiato facendo con la nostra società, ottenendo un servizio efficiente. Quindi ecco per dire, insomma, andiamo a leggere nel modo giusto le cose. La documentazione ci sta, i funzionari hanno preso d'atto, altrimenti non avrebbero firmato, e si è chiusa una transazione, diciamo, in cui l'ente, ecco, chi ne ha avuto vantaggio forse questa volta è stato proprio il comune di Agropoli. Grazie alla stabilità che la società ha raggiunto in questi anni, grazie alla propria stabilità economica, ha potuto addirittura dire: va bene, caro comune, caro padre, non c'è bisogno di venire subito, dammeli in 3 anni, in 2 anni, in 3 anni, un po' alla volta. E quindi chi ne ha avuto il vantaggio? L'ente comune di Agropoli, che ha pagato di meno, che può pagare in 3 anni e che ha avuto nessuna interruzione di servizio. Quindi mi sembra che presentate in questo modo e leggere diversa, mi auguro che questi chiarimenti siano sufficienti. Poi se l'assessore deve completare. Prego, assessore. Sì, volevo rispondere alle domande che aveva fatto il consigliere Caccolo in merito alle differenze contabili. Cioè, voglio precisare, la differenza sta proprio in questo, nella differenza dei sistemi contabili, ossia l'azienda consortile è tenuta a redigere il proprio bilancio secondo quelli che sono i crismi del codice civile e del settore privato. Il comune, noi rispettiamo la contabilità finanziaria, anche se ultimamente si sta cercando di, la normativa prevede sempre di più che di avvicinare la contabilità pubblica a quella del settore privato, però attualmente è sempre diversa. Quindi cerco di spiegarmi anche ai cittadini che ci ascoltano: una società del settore privato può sostenere oggi la spesa per erogare un servizio, quindi contabilizza nel proprio bilancio la spesa sostenuta come per l'erogazione di quel bilancio, ma contestualmente può appostare, e non commettere nessun errore, nella parte attiva, tra i ricavi, può appostare il ricavo correlato a quel servizio erogato. Anche se poi finanziariamente il corrispettivo di questo servizio erogato le venisse casomai corrisposto anche dopo annualità differenti. A differenza invece che quello che ammette la contabilità finanziaria per gli enti pubblici, che la contabilità economica e finanziaria che appostata la posta in uscita negli anni in cui l'uscita va a scadere, quindi quando il debito va a scadere. Quindi l'accordo raggiunto di transazione con la delibera di giunta comunale del numero 316 del 23/11/2018, in cui la giunta comunale e l'amministrazione ha raggiunto l'accordo di transazione con l'Agropoli, con la società, con l'azienda speciale Agropoli Cilento Servizi, è stato positivo per l'ente, perché da una richiesta di 160.000 abbiamo chiuso la transazione a 120.000 euro. Senza nessun danno, diciamo, o tornaconto negativo sul bilancio, perché voglio ricordare ai consiglieri che
Quando questo Consiglio nel maggio 2018 ha approvato il consuntivo 2017, in via cautelativa, in via precauzionale, avevamo accantonato una parte dell'avanzo di amministrazione della posta di circa 150.000 proprio in previsione della spesa che l'ente avrebbe dovuto sopportare, in previsione di eventuale controversia che si sarebbe dovuta e potuta instaurare con la società, con l'azienda speciale Acropoli Cilento Servizi. Voglio ricordare ancora a me stesso che c'è un altro obbligo di legge che ci ha imposto di raggiungere questa transazione, o che se non l'avessimo raggiunta avremmo avuto delle difficoltà nel consuntivo 2018, ossia quello dal 2012 c'è un obbligo che in sede di rendiconto, quando l'ente locale dedice il proprio rendiconto, deve dare conto di quelli che sono i rapporti crediti e debiti con le proprie società partecipate. Aver raggiunto questo accordo ci ha permesso quindi di non avere problemi in sede di rendicontazione 2018, perché appunto aver raggiunto questo accordo ci ha messo in linea con quelli che sono i nostri rapporti reciproci di crediti e debiti, e quindi abbiamo risolto un altro problema nonostante salvaguardando il bilancio. Poi colgo l'occasione, mi è venuto a mente nel dibattito, che voglio far presente un cavillo dal punto di vista politico, una piccola precisazione dal punto di vista politico. E conoscenza di tutti quanti noi che qualche giorno fa è caduta l'amministrazione del Comune di Capaccio. Allora, questo cosa c'entrerà questo qua, mi direte? Il fatto che l'amministrazione non abbia avuto seguito il Comune di Capaccio, ricordo che anche il Comune di Capaccio è una società speciale consortile, la Capaccio Pestum, che ha le proprie dipendenze, circa un centinaio di dipendenti. Allora, la mancanza di continuità che adesso con la caduta dell'amministrazione si avrà, quindi con la nomina del commissario prefettizio, quindi con il quale potrà compiere soltanto gli atti di ordinaria gestione, causerà molto probabilmente il mancato rinnovo di circa una ventina di contratti di lavoro dei dipendenti, i quali molto probabilmente si vedranno costretti, cioè non visti rinnovati questi contratti, e quindi si vedranno costretti a trovarsi senza lavoro. Grazie. Sì, dei chiarimenti. Grazie. Velocemente, consigliere Gacco. Nei tempi che servono. Ringrazio dei chiarimenti contabili. Quindi la posta, per quanto mi pare di capire, venga assegnata sull'anno 2018 nel nostro comune. Sta nel bilancio nostro bilancio viene assegnata a seconda di quello che è l'accordo, cioè come abbiamo raggiunto l'accordo di pagamento, così. Quindi 5.000 quest'anno. Assolutamente sì. Vabbè, quindi chiarimento tecnico avuto. Merito alle considerazioni di natura di indirizzo politico che compete a questo consiglio. Nulla contro i servizi, cioè io non so come dirlo, ben vengano le spese per gli investimenti turistici, ben vengano i servizi, io vivo in questa città, non vivo a New York, quindi se si adoperano, specialmente non i servizi, i materiali, per i miei cari va bene, però va bene i servizi per la città. Più servizi, più vivibilità per questo comune, l'avevo detto anche in campagna elettorale. Ora, quello che io contesto, fermamente contesto, è che la dotazione per l'anno 2017 alla società speciale è stata variata senza che questa variazione passasse in consiglio comunale. È una, come dire, magari un rilievo tecnico che voglio fare, ma io sento di farvelo. Poi fatene l'uso che meglio ritenete opportuno. Io ve l'ho fatto. Venendo allo specifico della documentazione che auspico mi venga trasmessa nei tempi più rapidi possibili agli uffici, non parliamo di vita o di morte, ma vorrei averne acquisizione di questa documentazione specifica. Sentivo però che in questa documentazione si parlava di buste paga. Non volevo aprire l'argomento, guardate, non me lo vogliate. Però io leggo che nel bilancio previsionale della società erano previste 15 operai a tempo indeterminato, 6 impiegati, 1 unità di personale interinale, 1 unità di personale interinale, 12 unità di personale interinale, 6 unità di personale interinale e ulteriori 8 unità di personale interinale per lo svolgimento del controllo della sosta a pagamento. Bene, ho fatto il totale, sono 49 programmati. Acquisito l'elenco dei dipendenti totali ad oggi, a 3 giorni fa, 4 giorni fa, sono 79,
sono 30 dipendenti in più rispetto a quelli programmati. Ora io voglio chiedere semplicemente, ne dovete assumere 60 in più, perché ripeto, vogliamo più servizi, voglio solo capire, questi 30 unità di personale in più, già abbiamo discusso su quei 49, già discutemmo qualche mese fa e la partita sta là per chi vuole approfondire, ma questi 30 unità di personale che sono stipendiati a busta paga dell'Acropoli Servizi, come sono stati selezionati, come sono stati individuati, e non mi venite con la litania che abbiamo chiesto alla società interinale e ha selezionato proprio i congiunti più stretti di questa amministrazione. Quindi chiaritemi una volta, a me e alla cittadinanza una volta per tutte, come state gestendo le cose in maniera di assunzione. Io non ho nessun congiunto, consigliere Caccamo. Lei ne ha? Io ne ho. Bene, siamo già in due, quindi già abbiamo fatto un primo passo. Lei faceva riferimento ai dati del 2017, 49, poi ha parlato dei dipendenti 2018, quindi c'è stata un'implementazione, un cambio. C'è un nuovo piano programma. Appunto, le sto dicendo, sono passaggi, sono aumentati per la variazione. Sono aumentati, vi ripeto, ben vengano le assunzioni, ben vengano i soldi spesi in servizi. Le assunzioni che fa l'Acropoli Servizi, di cui è responsabile l'Acropoli Servizi, sono quelli là che fa direttamente l'Acropoli Servizi. Poi noi facciamo dei bandi di gara con le società interinali. Io faccio la selezione pubblica della società interinale, al quale il direttore o il presidente, non so chi, il direttore fa richiesta di personale. La società interinale fa le selezioni e consegna il personale. Questo è quello che avviene. Poi tutto quello che lei vuole dire può dire, evitando di dire cose, diciamo, che non vere o cose che trascendono. Quindi ripeto, la Acropoli Servizi per un certo periodo ha fatto delle assunzioni quando ancora era una società a regime privatistico, poi diventando azienda speciale ha avuto una sorta di blocco delle assunzioni. Ora con la legge Madia si apre una nuova possibilità da parte dell'azienda di fare delle assunzioni dirette, cosa che ha ricevuto già il direttore e il presidente di fare, dei bandi concorsi diretti per l'assunzione del personale. Questo è quello che attiene ai compiti, diciamo, diretti della società e di cui noi rispondiamo direttamente. Ok? Però la società ha bisogno di svolgere dei servizi e quindi, non potendo direttamente la società, oggi c'è possibilità di fare un bando di concorso con l'apertura normativa che è data dalla legge Madia, quindi lo faremo e faremo un bando pubblico a cui parteciperanno chi vorrà partecipare, ok? Quindi sarà il bando pubblico e parteciperanno. Fino a oggi però, atteso che l'azienda era un'azienda, diciamo, a regime pubblico, non poteva muoversi in termini di nuove assunzioni, se non rispettando alcuni meccanismi normativi, turnover, eccetera, che non consentiva alla società. Però la società doveva comunque andare avanti, doveva svolgere dei servizi. E quindi, correttamente, l'unica possibilità che aveva l'azienda era quella di, non potendo assumere direttamente, delegando l'assunzione alla società interinale. Se abbiamo fatto un bando di concorso che ha partecipato, mo mi pare che, anzi nel tempo, sono diversi anni che gestiamo, abbiamo avuto anche, ma anche mai la stessa società interinale. Abbiamo avuto nel tempo, mi ricordo, G-Group, poi Tempor, ora Etica, cioè sono anche cambiate le società che hanno fatto. E allora i dipendenti sono rimasti gli stessi, alcune tipologie di dipendenti sono rimasti gli stessi perché hanno soffrito di un meccanismo, la legge che fece Renzi, come si chiama? Il Job Act, che quindi consentiva quella di una consentiva un periodo più lungo e quindi una possibilità di passaggio di cantiere. E quindi mentre gli altri nuovi li ha selezionati secondo quello che riteneva di dover selezionare. Quindi facendo un bando pubblico di agenzie interinali, sì, ha svolto bandi pubblici, certamente, che possiamo comprovare, certamente, l'elenco dei partecipanti, certamente, certamente. Allora chiedo cortesemente, senza fare nessuna polemica, di acquisire la bene, società, va benissimo, va bene, così va bene, così si può ragionare. Grazie, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta di delibera? Chi è contrario? Abate, Caccamo. Astenuti, Botticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole?
Contrario, Abate Caccamo, astenuti, Botticchio. Il Consiglio approva. 12° punto all'ordine del giorno, riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ex articolo 194,1, lettera A. Relazione all'assessore Mutaripassi. Allora, facendo un enorme sforzo, quindi appostando, come dicevo prima in inizio di seduta di Consiglio Comunale, appostando un'ulteriore cifra di 21.000 euro circa derivanti dal prelevamento del fondo di riserva, siamo riusciti a trovare in bilancio la risorsa necessaria per l'approvazione di questi debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive da parte del Tribunale o da parte del giudice di pace. Quindi in questo rammendo a questo Consiglio che in questa annualità 2018 abbiamo fatto l'ente, nonostante le varie difficoltà finanziarie, ha fatto uno sforzo enorme in termini di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, in quale con l'ammontare che è ad oggetto dell'ordine approvazione arriviamo a circa 246.000 euro di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da risarcimento da sentenze esecutive derivanti dal Tribunale o da giudice di pace. La copertura in bilancio appunto è stata trovata con già c'era una parte è stata trovata con la variazione e con il prelievo dal fondo di riserva, quindi se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Nessuno? Mi appello a un concetto molto semplice, quello della lettura di questi debiti di bilancio. Sono centinaia, sono poste di 500-300 euro, paghiamo più di consulenza legale che non di danno pagato. Cerchiamo di lavorare su una, non amministrate voi chiaramente, cercate di lavorare, è uno sprone, su un'avvocatura comunale, su un ufficio legale, cerchiamo di ridurre questi debiti fuori bilancio, perché sono debiti fuori bilancio che quasi esclusivamente vengono da sentenze passive, per poste, non sentenze passive per accendere, ma poste davvero molto piccole. Grazie, e quindi con questo io già l'ho fatto altre volte, è ripetitivo il mio intervento. Grazie consigliere. Abbiamo cominciato un lavoro in questi termini, consigliere Caccamo. Innanzitutto insieme anche in collaborazione con l'assessore Benevento, che se vorrà poi integrare il mio intervento, abbiamo organizzato ora un servizio diverso. Innanzitutto per quel che riguarda le incide dei trabocchetti, in particolare le buche, famose buche, ormai il nostro servizio della nostra azienda speciale, quando va a chiudere un buco nella strada, viene seguito dal vigile urbano che esegue una fotografia con data certa di quando è avvenuta, diciamo, l'intervento. In questo modo cominciamo a implementare le notizie al nostro ufficio contenzioso, che potrà eventualmente poter cominciare a contestare, qualora diciamo la richiesta di risarcimento sia successiva naturalmente a quello che è l'intervento. Quindi poi stiamo valutando l'opportunità di chiudere in maniera diretta al di sotto di una certa cifra bassa, 250-300 euro, questo lo stiamo ancora organizzando, poi ve ne daremo notizia, eventualmente ci sia la verifica effettiva che il danno è stato fatto, cioè uno passa nella buca, rompe il cerchione, ma per danni piccoli, perché noi non ci possiamo assumere la responsabilità, non offendo un ufficio organizzato con un'assicurazione che ha periti, che ha medici, che quindi non possiamo essere, ma facendo una verifica diciamo nel breve, e questo potrebbe portarci, questa azione combinata, un pagamento diretto qualora il danno sia effettivamente accertato, però ripeto per piccole cifre, un'organizzazione diversa dell'ufficio contenzioso che comunica subito alla manutenzione, ai vigili urbani, eventuali contestazioni su una buca, in modo tale che l'ufficio manutenzione va subito a intervenire e a chiuderla, in modo che non si ripeta, come spesso capita, sulla stessa buca un altro incidente, ma contemporaneamente l'ufficio manutenzione si è organizzato per documentare tutti quanti gli interventi di chiusura delle buche stesse, e si sta ragionando anche con le assicurazioni per eventualmente lavorare sulla grandezza della franchigia, per vedere se è possibile abbassarla ancora un po', anche se non credo, perché sono talmente tante le richieste che
che diciamo, credo che non ci siano le condizioni per abbassarla. Però io penso, e poi abbiamo fatto un ragionamento con il giudice di pace, ci siamo coordinati meglio, in modo tale che ci sia una comunicazione, cerchiamo di essere più presenti, abbiamo nell'ufficio contenzioso anche due avvocati che possono intervenire direttamente, oltre alla collaborazione dei vigili urbani che frequenta il giudice di pace. In questo modo riusciamo a essere più presenti ed essere anche più precisi nella difesa dell'ente rispetto a queste piccole attività. Ma non so se l'assessore Benevento vuole, altrimenti... Ma il sindaco, buonasera a tutti e benvenuto alla consigliera Botticchio. Il sindaco è stato molto esaustivo in quello che ha detto, quindi non mi rimane altro che dire delle pochissime notizie in più. Ovviamente mi rifaccio sempre ad una nostra cronostoria, nel senso che rispetto a quanto spendevamo in passato per ciò che riguarda le insidie e trabocchetto, oggi ci troviamo a spendere molto meno rispetto al passato, perché stiamo monitorando già da anni in maniera molto più attenta tutte le forme di risarcimento dovute ovviamente esclusivamente all'insidia e trabocchetto in maniera più compiuta rispetto al passato. È ovvio che anche l'ufficio contenzioso in quest'ultimo periodo è stato ha visto la presenza di altre due unità, di cui due avvocati, e in alcune riunioni che abbiamo avuto anche con il sindaco e con il funzionario abbiamo cercato di porre rimedio e di cercare di migliorare a queste fattispecie. Come già appunto diceva Adamo, vi è una forte sinergia, ci dovrà essere una forte sinergia tra l'ufficio contenzioso e l'ufficio manutenzione per andare a verificare l'esattezza delle buche che si trovano, perché è inutile negarlo, in alcuni casi ci siamo trovati di fronte a delle anomalie molto forti che sono state segnalate anche e saranno segnalate anche in futuro alle attività, o meglio agli organi inquirenti, nel momento in cui su una determinata buca abbiamo potuto constatare che vi sono stati più sinistri. Queste sono delle anomalie che ci hanno portato, nostro malgrado, a dover segnalare all'autorità competente tutto quello che è successo. Eugenio, siamo ancora più chiari, cioè noi non faremo più sconti, ma Eugenio è stato più garbato, ma noi lo diciamo in maniera chiara: se ci renderemo conto che la richiesta di risarcimento è fasulla, non ci faremo nessuno scrupolo, lo diciamo in maniera chiara, di mandare tutto alla procura, perché non è corretto agire in questo modo. Quindi se dovessimo renderci conto, perché poi non è difficile, se è una buca che hanno quattro persone, una presso l'altro, o c'è una sfortuna enorme o c'è un ragionamento diverso. Quindi su questo vogliamo essere chiari noi. Se riterremo veramente che sia questa cosa, lo diciamo in chiare lettere, quindi chi deve capire capisca, insomma, dobbiamo essere rispettosi. Questo era il nocciolo del discorso, io forse l'avevo un attimino più italianizzato, il sindaco è stato molto più concreto, però questo era quello che stavo appunto dicendo. E in più ci saranno dei controlli maggiori, è ovvio che allo stesso tempo una polizza più bassa di quella che oggi è in essere non potrà essere, secondo il mio modesto parere, magari ci fosse, ma non sarà possibile, perché voglio ricordare, ma lo dico per memoria mia personale, che nel 2004, quando cominciai a svolgere la carica di assessore al contenzioso, il comune di Agropoli solo come polizza pagava intorno ai 98.000 euro all'anno, quando oggi invece ne paghiamo all'incirca 25.000, portati a 30 mi sembra nell'ultimo anno, una cosa del genere, quindi in maniera notevolmente ridotta. E vi posso garantire che io parlo ovviamente in questo momento soltanto dell'insidia e trabocchetto, i costi rispetto al passato si sono abbassati. Noi non abbasseremo la guardia, ma saremo ancora più attenti, segnalando anche eventuali anomalie, cercando ovviamente di diminuire ancora il più possibile questi soldi, che ovviamente quando un cittadino ne ha diritto ed è giusto che il comune paghi, ma quando non ha diritto è giusto che anche il comune agisca come agiscono i privati in questo caso, e cerchi di tutelare la sua immagine e la sua tutela anche economica. Grazie. Perfetto, vi ringrazio. Chiaramente seguiremo la prossima puntata, perché grazie, ci aspettiamo che venga attuata in tempi brevi. Passiamo alle votazioni. Di Nardo entra? Sì.
Allora, chi è favorevole alla proposta di delibera? Chi è contrario? Abate Caccamo. Astenuti? Consigliere Botticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Abate Caccamo. Astenuti? Botticchio. Il Consiglio approva. Tredicesimo punto all'ordine del giorno, approvazione schema di convenzione tipo per l'edilizia residenziale sociale, per la realizzazione di interventi edilizi diretti di cui all'articolo 7,5 della legge regionale 28-12-2009. Relazione il sindaco. Intanto chiedo all'architetto Germinare di venire qua a fianco a me, perché so che mi aspetta un interrogatorio da parte dell'ingegnere Abate, quindi mi porto il sostegno qualora non riesca a rispondere in maniera compiuta. Allora, vediamo di inquadrarla così. Le ho dato anche la delibera, ora ce l'ha lei, quindi vado a memoria, quindi se sbaglio lei mi correggerà. Nella normativa del piano casa sono consentiti una serie di interventi, tra cui trasformazioni urbanistiche, delle cose particolari, che cambio destinazione d'uso, eccetera, che però la legge dice che qualora uno ha questa opportunità di trasformare superfici da magari, che ne so, commerciali in abitative, eccetera, deve comunque riservare una parte di questa costruito all'edilizia residenziale sociale, cioè sostanzialmente diciamo un'edilizia convenzionata, un'edilizia che costa un po' di meno sostanzialmente. Va bene come l'ho impostato, ingegner Bate? Quello che però che non avevamo fatto bene, che ora cerchiamo di fare con questa delibera, è quello di stabilire bene i criteri con cui e quindi abbiamo lavorato su una convenzione che siamo qui naturalmente per poterne eventualmente discutere, per fare in modo che ci siano dei criteri di applicazione certi. Questo è un primo aspetto. Poi abbiamo parlato della modernizzazione eventualmente degli standard. Abbiamo stabilito un'ipotesi di prezzo, il 60% del calcolo, e abbiamo anche stabilito naturalmente che qualora gli standard vengono monetizzati, anche stabilito la destinazione che devono avere questi soldi, che deve essere una destinazione naturalmente vincolata. Questo diciamo è l'idea di massimo che abbiamo cercato di ottenere. Naturalmente un lavoro che dobbiamo fare sarà anche quello di cercare di capire anche rispetto al passato se tutti quanti hanno poi, una volta fatto l'intervento, come credo, visto che abbiamo firmato le convenzioni, poi venduto nella maniera corretta, cioè chi ne aveva le spettanze, cercheremo di fare questo controllo, anche se ritengo, non ho motivo di pensare che non sia così, però oggi mettiamo un punto fermo e cerchiamo di fare in modo che per il futuro ci sia certezza rispetto a questo dato. Prego, ci sono interventi? Prego, consigliere. Presidente, ah, se ne sta andando, mi volevo rivolgere. E mi preferisco aspettarla. Preferisco aspettarla. Beh, pure a Deo Bagno su Cristiani. Perché? C'è il vicepresidente, comunque. No, vabbè, ma voglio far sentire a lui che gestisce delle funzioni quotidiane, no, da Presidente del Consiglio, non perché, per l'amor di Dio, per reggere l'argomento in seduta è più che valido Caccamo, però per quelle altre cose che poi regge quotidianamente il Presidente la porta, è giusto che riascolti lui. Consolata, ci ha tolto pure questa soddisfazione, ma che pure a me. A sua disposizione, consigliere. Allora, Presidente, io ho preferito che fosse lei presente per un semplicissimo motivo, perché lo scontro iniziale non sarà il primo e non sarà l'ultimo, ma per oggi potrebbe bastare come scontro iniziale e cercare di capire che cosa vuole un consigliere di minoranza. Io cerco di illustrarglielo. Vede,
Io leggo un verbale di commissione di ieri, bilancio, contenzioso e patrimonio, quindi era una commissione quella di ieri. Il regolamento è giunto, sì, il regolamento è giunto. Quindi commissione congiunta, Presidente. Commissione congiunta significa il solito sistema. Come si conta poi praticamente un'eventuale scelta? Dice sì, è consultiva, ho capito che è consultiva, però la consultazione potrebbe essere positiva o negativa su qualcosa, no? Consultazione negativa la determina un numero di maggioranza o di minoranza, a seconda di chi è prevale. In commissione congiunta non ancora abbiamo capito come condamme, insomma, perché noi non potremmo mai praticamente decidere. Questo l'abbiamo già capito io e Caccomo, e difatti, Presidente, noi non partecipiamo più, tranne forse evidentemente Caccomo, no, che ha partecipato ieri. Non partecipiamo più, perché sarebbe mortificante partecipare, dire e poi alla fine vedere sempre il contrario. Ma andiamo avanti un attimo, perché voglio arrivare fino in fondo, ragione, finché lei possa capire. Leggo che questa commissione si apre alle 12:20 e si chiude alle 13, però in realtà Caccamo aveva chiesto spiegazioni su quelli che erano gli argomenti di bilancio e quindi l'assessore gliel'ha dato, presente evidentemente. Quindi diciamo che di questi 40 minuti molto probabilmente se ne sono impegnati almeno 20 per il bilancio. Presidente, mi perdoni e faccia finta di non sentire quello che sto dicendo. Io sono 40 anni che faccio l'ingegnere, un libero professionista. Se avessi dovuto leggere questo regolamento, che sembra fatto bene, leggerlo 20 minuti non sarebbe stato possibile. Capirlo in 2 ore nemmeno. Sa perché? Perché lei è geometra, queste cose li conosce, quindi li può leggere. Qua ci stanno richiami ad articoli di legge e ad altri articoli giustamente collegati, per cui bisogna sviluppare una certa discussione per cercare di capire che cosa noi mettiamo in mano all'ente comune nei confronti della città di Agropoli per quanto riguarda l'edilizia residenziale sociale. Lungi da me, e Dio mi punisse veramente se io penso che l'architetto Germinale che ha collaborato, che ha redatto questa cosa, abbia potuto praticamente sbagliare volutamente. Ma è possibile... Certo, vabbè, ma è già capito, di finire allora mi vuoi provocare, ti ha illustrato in dettaglio in da 20 minuti e tu hai capito in dettaglio in da 20 minuti, via da te, beato te, io invece no, e io non ci riesco, tu puoi fare che cavù, ma io non ci riesco in 20 minuti a poter capire un regolamento del genere, che sembra fatto benissimo, però chiaramente ci stanno delle cose da discutere. Allora dove voglio arrivare, Presidente, con tutta questa anticamera di discussione? Voglio arrivare proprio a quello, quindi noi non cerchiamo l'impossibile, noi cerchiamo a nostro modo di vedere il possibile, per rispondere poi a te, cara Gisella, che dice a me non mi voglio incazzare, non mi voglio arrabbiare, ma voglio fare ciò che il popolo praticamente serve. Pure io voglio fare ciò che al popolo serve, ma devo essere messo in condizione di poterlo fare, perché se devo venire invece come usa venire il prete con l'acqua santiera e battaglia e dice vabbè a benedizione, e allora quella la so fare pure io, ma io giustamente non voglio usare questo battaglio per fare l'acqua santiera. Allora questo regolamento che stavo dicendo, entrando adesso in una lettura, perché mi sono fatto dare da lei, Presidente, il regolamento praticamente che stavi discutendo, perché non l'ho voluto proprio leggere, perché mi sono arrabbiato al punto tale di dire si è già leggere un regolamento il 27 dicembre per poi andare in commissione lo stesso 27 dicembre. Onestamente ne faccio a meno, insomma, di fare questa per me pagliacciata relativamente alla mia posizione di diritto e politica. Allora, andando a leggere per esempio questo regolamento che ho letto adesso in questi 20 minuti che voi avete discusso, per esempio mi viene da dire, potevamo discutere con l'architetto che era presente e che ha redatto il regolamento, dove dice determinate cose, per esempio ne piglio una a casa, l'assegnazione degli alloggi, no? Allora, architetto, per esempio, sono individuati come assegnatari prioritari, fermo il possesso dei requisiti di cui è presente comma 1, i soggetti che appartengono a una delle seguenti categorie sociali, e fa un elenco di queste categorie sociali. Ma come avviene poi la scelta? Avviene secondo la lettera che ha indicato lei qua dentro o avviene secondo altri criteri di scelta? Questi non sono individuati. Lei ha individuato la categoria di persone che giustamente hanno una priorità, ma non ha individuato la modalità con cui deve avvenire praticamente questa scelta. Non mi venga a dire lontanamente che questo sia riservato a un'altra autorità, tipo praticamente la Giunta, o tipo lei,
o tipo il sindaco, l'ufficio tecnico, che da fa sta scelta. Il sindaco ha sollevato questo problema. Ed effettivamente dobbiamo capire se è una competenza che deve essere della giunta comunale o una competenza che riguarda l'ufficio. Il sindaco, io sono d'accordo, però reputa che sia una competenza più della giunta. Io invece reputo che assolutamente no, la giunta deve stare lontano 100 miglia da una scelta del genere. A mio modo di vedere la politica, però chiaramente siete voi, poi che giustamente voi intendendo questo consiglio, però che è il consiglio che poi approva. Tenga presente, consigliere Abbate, che comunque la assegnazione verrà fatta dopo un bando e quindi sarà il bando che stabilirà i criteri, perciò prendendoli da quelli che sono in questa convenzione. Difatti, nel momento in cui praticamente voi nel bando scriverete che i criteri sono con di ordine di priorità che verranno assegnati 2.1, mezzo punto a radio, e quello lo fa la giunta, e io sono contrario, avete capito? No? Non avete capito, perché non c'è niente da capire, mi sono spiegato, o meno. Quindi queste cose ne avremmo dovuto discutere, esempio banale, in commissione. Per quanto riguarda poi un'altra cosa, per esempio, lei determina come ufficio tecnico, e sono sicuro al 3000% che lei farà il giusto, determina con una perizia quelli che sono gli oneri. Mi è sembrato di capire leggendo frettolosamente, no? Lo determina sulla scorta di determinati parametri, ma potrebbe commettere un errore involontario. Nel momento in cui questo soggetto attuatore viene praticamente per sottoscrivere la convenzione, deve versare o impegnarsi con una polizza fideiussoria a versare. Non c'è un attimo in cui è prevista una contestazione eventuale, perché può capitare che l'ufficio, per una fretta, per una lettura sbagliata, ingocci in una lettura, esempio banale, 3, quando invece molto probabilmente gli oneri dovuti sono 2. Allora c'è soltanto la possibilità di ricorrere al TAR contro ciò che sorge per disguidi su questa scrittura, ma non quello che invece riguardava l'onere da pagare, che semmai era stato determinato male. Allora una riservina anche su questo, in cui non so, la commissione poi si riserverà, una commissione apposta, di esaminare nel caso di contestazione agli oneri. Ma come queste ce ne stanno altre. Ma non perché, per me questo è da approvare, ma non lo posso approvare per l'anticamera che ho fatto prima di discussione. Tutt'al più per dimostrare la mia serietà di consigliere comunale, la mia partecipazione a quello che potrebbe essere un atto da mettere praticamente in atto subito, perché penso che ci sia pure una scadenza, architetto, questa qua, non c'è una scadenza, allora perché sta fretta? Anzi, siamo in ritardo, direi. Vabbè, c'è capito, ma comunque siamo in ritardo praticamente da 3 anni, ora mi ritardo da 3 anni e un mese, ci davate la possibilità di esaminarlo. Presidente. Sono aree che devono, i privati devono cedere al comune. Sì. E quindi prima facciamo e meglio è, penso. Faccio pure richieste per mestiere, quindi appunto. Figurati se non potete. Allora, per dimostrare questa mia serietà mi asterrò, ma se no altrimenti avrei dovuto votare non contro una volta, ma contro 33 volte. Per questo e per il provvedimento che verrà pure dopo. Allora, la ringrazio che i toni sono pagati e nello stesso tempo quello che lei ha detto riscontra in me una massima condivisione. Lei sa bene che da sempre il confronto io l'ho portato avanti politico innanzitutto, ma anche umano, e ritengo che quello che lei sta dicendo stasera sono le basi di un rapporto politico che questa sì si deve svolgere quotidianamente. Pertanto, se noi stasera, come sarà e volontà dell'amministrazione, della maggioranza, votare e portare a termine l'approvazione del regolamento, ma nulla vieta che da domani mattina lei, al di là della commissione, perché lo scontro che ci sta fra me e lei è su quello che è il valore assoluto di questa benedetta commissione, che in quattro parole lei ha fatto capire, io sull'articolo 2, 3, 5 menziono degli articoli che non ricordo, non sono d'accordo. Dove sarà la prova del 9? Quando vi sarà l'applicazione del regolamento, e lì lei dovrà sollecitare in qualità di consigliere comunale, non di membro di quella famosa commissione consigliare permanente, e dovrà venire dal presidente del consiglio, dal sindaco, da tutti i consiglieri e partecipare a quelle che sono le criticità del regolamento. E riviene in consiglio comunale e ci ricorda quello che ha detto stasera. E lì poi c'è il confronto di quell'onestà politica, intellettuale, che noi che rappresentiamo la città dobbiamo mettere in atto. Pertanto io condivido e chiamo al voto, se non ci sono altri interventi, il consiglio, ma nella massima disponibilità per il futuro. E la ringrazio per... Ma sicuramente...
passare praticamente sempre per colui che vuole rompere le uova nel paniere quando invece ha altre facoltà di intervento. No, non riusciamo a quello. Assolutamente no, la mia funzione in questo momento di consigliere di questo consesso, indipendentemente se di maggioranza o di minoranza, è quello di partecipare in modo attivo, partecipativo e non in modo passivo. Io non ho mai partecipato in modo passivo a nessun consesso. Allora intendo partecipare in modo attivo. Se ci incominciamo e vogliamo renderci conto di questo, può darsi che un giorno troveremo una quadra, se no non la troveremo mai. Per allora, partecipare in modo attivo. E vivere il palazzo per partecipare. Io la cosa che riscontro in lei, che è pronta ad intervenire alla donanza consiliare, a tutti gli interventi che noi poi facciamo in questa assise, ma durante la settimana io non la vedo frequentare. Non verrò mai durante la settimana. E questo è l'errore. Non verrò mai. E questo è l'errore. No, Presidente. Perché noi ci dobbiamo confrontare quotidianamente. Presidente. Maggioranza ed opposizione devono avere questo ruolo, non soltanto quando vi è la convocazione della conferenza dei capigruppo. E questa è la cosa. Vabbè, che io volta, e lei non riusciremo mai a trovare un'intesa. Allora, sono andato tutte le volte in commissione, fosse stata una volta, e dico una, anzi no, mezza volta, in cui ciò che abbiamo detto io, consolato Cacco, sia stato accettato dai membri della commissione. Le lascio immaginare, vi lascio immaginare cosa succederebbe se io quotidianamente andassi. Non è vero. Non è vero. Vabbè, non è vero. Do la parola al consigliere Cammarota, perché è importante. Buonasera. Vabbè, vogliamo continuare? Buonasera a tutti, prima di tutto, ingegnere. Gisella, in bocca al lupo. Volevo solo sottolineare la collaborazione che c'è stata nella commissione sport, consolato nel testimone vivente, dove abbiamo apportato degli emendamenti e delle modifiche di un regolamento che avevamo fatto come maggioranza. Quindi non penso non siano mai stati portati gli argomenti della minoranza, quando anche fossero liciti. Poi ingegnere, mi è doveroso fare una precisazione, perché all'inizio il presidente mi ha chiesto l'intervento, che poi si è dimenticato, forse era focosa la discussione. Per quanto riguarda la commissione, il presidente di commissione bilancio sono io, ho convocato una commissione il giorno 19 dicembre per il giorno 21. Mi sono accorto, ahimè, che non c'era una notifica nei confronti del consigliere Cacca, mi ho ritenuto opportuno di rimandarla al 27 di dicembre, perché c'era il Natale e Santo Stefano e le festività. Lei non è venuto, da quando ha preso non era presente nella conferenza dei capogruppo del giorno prima, quindi di giorno 20, giorno 27 non è nuovamente venuto in commissione, come ha detto anche lei dal verbale, e onestamente se fosse venuto in commissione avremmo visto i punti, perché noi abbiamo spiegato anche col tecnico, responsabile dell'ufficio tecnico, le varie, abbiamo analizzato i debiti fuori bilancio, ha avuto risposte esaustive, consolato, quindi non penso perché con lei non ci dovevano essere. Solo per precisare che lei non viene da tre commissioni consecutive, ci ha esortato più volte a convocare le commissioni chiamandoci anche tra virgolette pompieri, lo abbiamo fatto, però onestamente non vi abbiamo visto. Questo è quanto. Evidentemente non voleva capire stasera. Allora, come commissione bilancio e regolamento non avevate e non avete, tranne gli oneri di urbanizzazione per quanto riguarda la monetizzazione, non avevate e non avete nessuna competenza specifica. La commissione non era quella giusta. Uno. Seconda cosa, in commissione, lo dirò pubblicamente, non ci verrò proprio più. Lui forse evidentemente non lo può dire pubblicamente, perché è inutile venire nelle commissioni per le motivazioni testé dette, sulle quali non mi smentisco. Ho avuto già prova, a me interessa la sostanza e non la forma. Far vedere che si ascolta la minoranza, far vedere che si ascolta, ma poi alla fine decidere sempre. Ci sono i fatti. Poi alla fine decidere sempre. Avvocato, potremmo pubblicare tutte le carte che ho avuto. Io non ho mai partecipato nella commissione con te, comprendete. Una soltanto l'ha fatta con la sua solo per il commercio. Dovevate e venire, venire a poi per il resto, è vero, e poi per il resto l'ho già fatta meglio. E quindi non ci verrò, perché a me interessa la sostanza e non la forma. Sono stato chiaro, no? A me le formalità le pigliate per i fondelli. Vieni che ti ascolteremo, ma poi facciamo come diciamo noi. Non mi interessa. Noi quando abbiamo invitato, abbiamo ascoltato, abbiamo fatto come hanno deciso tutti. Buonasera. Ci sono altri interventi? Facciamo i buoni. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Tutti dentro. Chi è contrario? Astenuti? Caccamo, Abate, Botticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole?
Contrari, nessuno, astenuti, cacca, mabate, botticchio. Il consiglio approva. 14° punto all'ordine del giorno, legge regionale numero 19 del 28-12-2009, piano casa regionale, provvedimenti, relazione al sindaco. Allora, anche qui sarò, cercherò di essere più semplice possibile nella spiegazione dei fatti. Anche qui avevamo il piano casa, che è la legge regionale 19-2009 di riferimento, con la quale, sapete, consentiva, per una questione di crescita economica, eccetera, eccetera, la possibilità di fare delle modifiche sul tessuto, diciamo, esistente da un punto di vista urbanistico. Però la legge prevedeva anche delle aree in cui questa non potesse essere applicata. Noi, con delibera di Consiglio Comunale del 2010, abbiamo deciso di ritenere che l'area del centro storico, quindi la zona omogenea A, come individuata dal PDF, fosse un'area in cui praticamente non si potesse applicare il piano casa, sostanzialmente. Però poi la normativa di riferimento, la legge 19, ha subito tutta una serie di modifiche, integrazioni, variazioni, eccetera, tra le quali, ragionando con il nostro tecnico Cerminara, si parlava della possibilità, per esempio, di e si era stabilita una serie di eccezioni, tra cui una importante che abbiamo già nella delibera, l'eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni. Poteva esserci quindi una grande possibilità di intervento, la legge quindi riservandosi questa possibilità, quelle degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni, molti di questi edifici potevano essere proprio in questa zona omogenea. E quindi, per consentire interventi, atteso che la normativa quindi aveva seguito una implementazione, un allargamento, una maggiore possibilità di costruire, ci sembrava che la zona omogenea A togliesse delle possibilità. E quindi abbiamo deciso di proporre una riduzione di questa grandezza, andandola a far praticamente coincidere con quella che nel PUC è chiamata tessuto storico della città murata, cioè praticamente proprio la parte centrale, la sottozona A1, riducendo sostanzialmente questo cerchio, riducendo soltanto alla parte centrale, dando la possibilità quindi a tutta una serie di aree di poter vedere l'applicazione del piano casa, atteso che, ripeto, che la normativa regionale aveva avuto un'evoluzione dando la possibilità di allargare. Ci sembrava invece quindi che questa parte di città gli veniva sottratta questa possibilità, quindi l'idea era quella di sostanzialmente restringerla a quel pezzo, in modo tale che si potrà fare l'applicazione anche in un altro tessuto più ampio del nostro tessuto cittadino. Spero di essere stato anche qui chiaro, non è mia materia, ma cerco di applicarmi. Ok, ci sono interventi in merito? Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta di delibera? Chi è contrario? Astenuti, Caccamo, Abate. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti, Caccamo, Abate. Il Consiglio approva. Con l'occasione vi auguro buone feste e buon 2019. Arrivederci.